Buongiorno, ben ritrovati. Siamo in diretta ed oggi parleremo del maltempo che ha colpito ieri tutto il Veneto, soprattutto le province di Treviso, Vicenza e Padova. Parleremo anche della situazione Covid, parleremo ovviamente del Green Pass perché dovrebbero esserci delle fiaccolate soprattutto a Padova questa sera dei Novax, ma poi ci collegheremo invece, anzi subito ci colleghiamo con Verona, dove c'è un importante progetto all'aeroporto Catullo. Per noi ci sono lì la nostra Luisa Bertini e Nicoletta Rizzetto, ci sarà l'intervento del presidente Luca Zaia che noi ovviamente seguiremo in diretta. Prima di dare la parola alla Luisa, però, vi presento subito l'ospite che è qua con me, il sindaco di Treviso Mario Conte. Buongiorno. Grazie, buongiorno e grazie per l'invito. Dunque, quella parola a Luisa Bertini. Luisa, buongiorno. Sì, buongiorno ai nostri telespettatori, siamo all'aeroporto di Verona, al Catullo, dove come vedete alle mie spalle c'è fermento in corso perché ci sarà la posa della prima pietra ad un attesissimo progetto che è il progetto Romeo. Interverranno a partire all'incirca dalle 12.30 il presidente del Catullo Paolo Arena, l'amministratore delegato Monica Scarpa e ci sarà anche il presidente Luca Zaia. Come dicevo, un progetto molto atteso perché rappresenta un passaggio fondamentale per lo sviluppo dello scalo, infatti riguarderà la qualifica e anche l'ampliamento del terminal partenze dai 24.000 metri quadri ai 36.000 metri quadri, il tutto anche in vista delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, perché questo scalo servirà per preparare il territorio all'accoglienza sia degli atleti sia dei turisti in visita, oltre al fatto che ha una valenza strategica, una valenza importante soprattutto sul bacino d'utenza del Garda, in particolare per le tratte di passeggeri che arrivano dal nord d'Italia e quindi riveste il ruolo di cerniera tra il nord e il sud. Un progetto che sarà ampiamente descritto con tanto di rendering per vedere poi la realizzazione come verrà e che parla anche in termini di sostenibilità ambientale, di risparmio energetico e anche di un'immagine rinnovata di questo terminal dal punto di vista architettonico. Ovviamente noi siamo in attesa dell'arrivo di chi dovrà intervenire e ci riserviamo di riprendere la linea nel momento in cui le autorità arriveranno. A voi in studio. Grazie, grazie davvero a Luisa e buon lavoro. Noi invece andiamo avanti e parliamo di maltempo perché ieri il maltempo ha colpito un po' tutto il Veneto, come detto prima, però le province maggiormente colpite sono state quelle di Treviso, Padova e Vicenza, la zona pedemontana soprattutto da noi sindaco. Sì, noi come città siamo stati sfiorati perché sono stati una quindicina gli interventi da parte della Protezione Civile a supporto dei Vigili del Fuoco, quindi ci tengo innanzitutto a ringraziare questo esercito di volontari che anche ieri ha dimostrato la sua disponibilità, nel giro di pochi minuti si sono messi a disposizione della comunità, però i veri danni abbiamo visto che arrivano soprattutto per quanto riguarda la provincia di Treviso dalla pedemontana, dove ci sono stati ingenti danni, per fortuna non mi pare che non ci siano comunque stati dei feriti e questo è qualcosa di positivo, però i danni sono davvero tanti. Abbiamo tutti capito la gravità di quello che stava per succedere, però nel giro di pochi minuti questa tromba d'aria, questo grande temporale si è creato e ha generato davvero il panico. Grande è stata la sinergia tra le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e le protezioni civili dei vari comuni, però insomma adesso siamo alle prese con la conta dei danni e ripeto, soprattutto in quei comuni della pedemontana sono davvero ingenti e quindi ribadisco la disponibilità nei confronti dei colleghi sindaci che sono già provati da un lunghissimo periodo di pandemia ed oggi si trovano anche a dover leccarsi le ferite di questa tromba d'aria che ha flagellato i loro territori, quindi ci mettiamo a disposizione sia come uomini che con qualsiasi altra necessità loro dovessero aver bisogno per sostenerli e aiutarli. Ecco, fra l'altro, sindaco, fenomeni che continuano a ripetersi veramente
nell'arco di pochi giorni, perché abbiamo visto anche insomma, nei giorni scorsi fenomeni simili. Sì, è una riflessione che credo che vada aperta soprattutto da parte degli esperti di meteorologia, certo. Perché è evidente che qualcosa sta cambiando o qualcosa è successo, nel senso che purtroppo sono sempre più frequenti questi fortunali davvero, davvero importanti e in alcuni casi anche devastanti, perché purtroppo dalle grandinate dei giorni scorsi a questa tromba d'aria è evidente che qualcosa da un punto di vista climatico sta cambiando. È vero che probabilmente ci dovremmo abituare a questo tipo di clima, è altrettanto vero però che molte volte come comunità e come strutture non siamo pronti, perché in passato episodi come questi succedevano ma molto più raramente, quindi una riflessione va sicuramente aperta anche a livello regionale. E fra l'altro insomma ieri il presidente Zaia ha firmato lo stato di crisi. Sì, certo. L'ennesimo stato di crisi, perché voglio dire adesso sarebbe curioso sapere da quando c'è il presidente Zaia quante volte è stato costretto a firmare questo stato di crisi, che significa tanti danni nei territori. E ripeto, questa volta siamo stati fortunati perché non ci sono stati feriti, almeno così mi certo. risulta, non so se voi avete notizie diverse, però anche a Treviso voglio dire che i danni sono stati davvero limitati, perché una decina di alberi, però una macchina è caduto un ramo molto grosso sopra una macchina e anche lì abbiamo rischiato che ci fossero dei feriti, così come la lastra di marmo che è caduta in Piazza Pio X per certo. fortuna non ha portato delle conseguenze per i nostri cittadini, però sono immagini preoccupanti e invito davvero anche i cittadini alla prudenza, perché non dobbiamo più sottovalutare quelli che una volta erano dei forti temporali, oggi in poco tempo possono diventare delle trombe d'aria piuttosto che delle bombe d'acqua con delle ripercussioni anche gravi, quindi dobbiamo tutti stare molto più attenti. Ecco, poi noi ci collegheremo con i nostri colleghi che si trovano nella zona di Padova e nel Vicentino, proprio per vedere anche la situazione. Abbiamo visto ieri anche nel Padovano insomma grossi danni in alcune zone, per cui sentiremo i colleghi adesso man mano, riusciremo a collegarci con loro e cercheremo. Ecco, io vedo già Francesco Rattai, quindi vediamo se riusciamo a collegarci con lui per vedere com'è la situazione proprio nella zona di Padova. Francesco, buongiorno. Andiamo a bloccare. Eccolo qui. Francesco, buongiorno, ti vediamo. Sì. Eccoci qua, scusate. Mi sentite? Ti sentiamo, non ti vediamo più, ma ti sentiamo. Volevamo, se riusciamo anche a vederti, magari adesso vediamo se riusciamo a ricollegarci, perché ovviamente è nelle zone colpite dal maltempo, quindi anche difficile. Eccomi. Eccolo qua. Dunque Francesco, un po' com'è la situazione, com'è stata la situazione ieri nel Padovano? Quali sono state le zone maggiormente colpite? Il Padovano è stato fondamentalmente colpito nell'Alta Padovana e centro città. Centro città ci sono stati degli alberi abbattuti, un grosso albero è caduto in via Giordano Bruno, una arteria della circonvallazione, è stato rimosso, però ha comportato la chiusura della strada per parecchio tempo, mandando un po' in tilt il sistema viario di quella zona della città. Quelle che state vedendo invece sono le immagini di San Giorgio in Bosco, una zona fortemente colpita. Lo vedete, sono stati tantissimi gli alberi caduti, si parla di centinaia di alberi caduti che hanno abbattuto anche i pali della luce, e pali della Telecom, isolando appunto alcune zone. Sono crollati anche gli alberi del giardino della biblioteca comunale, sono dei grandissimi pini. E fanno davvero impressione perché avevano un diametro di almeno 4 metri le radici sradicate da terra. Gli altri comuni colpiti sono Grantorto, Carmignano, Galliera Veneta, Fontaniva e a Cittadella. A Cittadella ha avuto dei danni la tensostruttura di Corso Nobelsville, che è quella che ospita il punto tamponi, per intenderci. Le porte sono volate via, hanno avuto... Ecco, questi sono gli alberi di cui vi parlavo prima, quelli della biblioteca di Carmignano,
San Giorgio in Bosco. Tornando a noi, la frazione di Santa Croce Bibgolina è rimasta senza corrente a causa sempre di alberi che sono caduti sui fili della corrente elettrica. Questi sono fondamentalmente i danni che ci sono stati. I sindaci del territorio che sono subito si sono subito attivati insieme ai volontari della Protezione Civile, che ricordiamo in questi casi sono prontissimi. I sindaci ci hanno detto fortunatamente non ci sono stati danni alle persone, perché quello che è venuto giù alle 18 di ieri in tutto il territorio dell'Alta Padovana è qualcosa di veramente impressionante e visto poche volte nella storia meteorologica del territorio. Grazie davvero Francesco, grazie, buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro a voi. Dunque, No, ci tenevo, viste le immagini, ci tenevo a sottolineare il ruolo dei volontari della Protezione Civile. Non vorrei essere ridondante, però sono volontari e sono persone che si mettono a disposizione extra lavoro, extra passioni, proprio per intervenire a supporto delle comunità in situazioni come queste. A Treviso ieri, nel giro di 20 minuti, sono uscite 4 squadre di volontari a supporto dei Vigili del Fuoco, perché sono volontari che vengono formati dai Vigili del Fuoco e riescono quindi ad alleggerire i Vigili del Fuoco impegnati in altre situazioni molto più pericolose, in tutti quegli interventi come caduta da alberi, l'ampione come è successo ieri, il cantiere, e quindi danno davvero un supporto fondamentale, in questo caso i Vigili del Fuoco, le forze dell'ordine. Però ci tengo a sottolineare, sono volontari, tant'è che io proprio ieri si è recato proprio nella sede della Protezione Civile. È una mia fissazione, nel senso che quando chiedo l'intervento dei volontari, il sindaco sta con i volontari quantomeno in sede per aiutarli nel coordinamento, a volte si riesco anche fuori, però sono davvero persone encomiabili, e quindi chiedo da parte di tutta la comunità che venga riconosciuto questo ruolo e anche che vengano supportati, perché hanno sempre bisogno di nuove divise, attrezzature. Quindi se qualcuno a volte non sa come rendersi utile, può fare anche una donazione alla Protezione Civile, perché hanno sempre tanto bisogno. Ecco, e fra l'altro ricordiamo anche che nel giro di poco tempo, una mezz'ora, un'ora, anche i Vigili del Fuoco sono stati davvero sommersi dalle chiamate. Parliamo di centinaia di chiamate da parte dei cittadini, e loro veramente prontamente sono intervenuti a supporto proprio dei cittadini, perché abbiamo visto alberi insomma caduti, e non solo, perché insomma abbiamo visto anche ad Asolo quello che è accaduto nella chiesa di Asolo e dell'Asolano, insomma situazioni davvero difficili, e come diceva il nostro Francesco Ratà, insomma immagini davvero impressionanti, l'abbiamo visto anche noi qua a San Biagio, ad un certo punto. No, ma poi è anche un periodo particolarmente proficuo da un certo punto di vista, nel senso che ci sono tanti cantieri con impalcature per i bonus facciate e tutte queste opportunità fiscali che ci sono, e quindi questo evento atmosferico caratterizzato da venti fortissimi ha creato delle difficoltà per i Vigili del Fuoco, perché sono dovuti intervenire su molti cantieri che rischiavano magari di veder cadere le impalcature, e quindi è stato davvero, abbiamo rischiato grosso, e forse devo dire, al di là dei danni che abbiamo visto, siamo stati anche fortunati. Ecco, poi noi ci sposteremo nel Vicentino appena riusciamo a collegarci con la nostra Gabriella Basso, perché anche loro insomma hanno avuto parecchi danni, sentiremo anche come sono intervenuti i sindaci, vedremo che cosa è accaduto in quella zona, ma con il sindaco di Treviso parlerei anche di un'altra questione che insomma ormai continua a sollevare non poche polemiche, ecco, la questione insomma Green Pass, i Novax, insomma tutta una polemica. Ci dovrebbe essere ci sarà una fiaccolata questa sera a Padova, questa autorizzata insomma fiaccolata, ma il sindaco diceva insomma potrebbe insomma esserci anche in altre zone. No, io credo che sia sacrosanto il diritto di ognuno di noi di manifestare, di pensarla ognuno come crede. È altrettanto vero che non deve mai mancare il rispetto tra persone, quindi è
coloro che si sono vaccinati devono rispettare quelli che non si sono vaccinati, ma anche quelli che non si sono vaccinati devono rispettare i vaccinati. Ecco che manifestazioni come quelle che abbiamo visto in occasione di Piazza dei Signori, piuttosto che nelle altre piazze d'Italia, sinceramente mancano un po' di rispetto nei confronti di tutte quelle persone che hanno deciso di credere nella scienza, che credono nella bontà dei vaccini, che hanno avuto il virus e che non vogliono più sapere, che stanno lottando, mi riferisco ai medici, agli infermieri, agli operatori sanitari che da 17 mesi ormai stanno lavorando per garantirci la nostra salute, e quindi chiedo rispetto. Se una manifestazione deve essere fatta comunque nel rispetto di quelle che sono le precauzioni minime, dal distanziamento all'utilizzo di mascherine, perché vedere una piazza strapiena di gente dove tutti quanti non indossavano la mascherina, secondo me è stata una mancanza di rispetto nei confronti dell'intera comunità. Quindi si va oltre il concetto vaccino sì, vaccino no, certo. Green Pass sì, Green Pass no. E quindi l'appello è quello di manifestare, portare avanti le proprie idee che sono sacrosante, ma senza calpestare quelli che sono i diritti degli altri. Ecco, ci sono state una serie di manifestazioni, le abbiamo viste, ne abbiamo parlato adesso, ma ci saranno anche questa sera, sicuramente a Padova, questo lo sappiamo, però appunto attraverso i social sembra che potrebbero esserci anche iniziative in altre province. Ma non lo so, francamente, io non ho tempo di seguire queste convocazioni social che secondo me lasciano anche il tempo che trovano e molte volte creano anche degli effetti sbagliati e indesiderati, perché poi le manifestazioni rischiano di sfuggire di mano e rischiano soprattutto di non centrare quello che è un loro obiettivo, anche se francamente in questo momento non lo capisco. Protestare contro i vaccini credo che sia in questo momento sbagliato. È giusto che ognuno, che ci sia la libertà di scelta se farseli o non farseli, certo. Così come protestare contro il Green Pass quando c'è lo spettro delle chiusure, francamente è qualcosa di sicuramente discutibile. Io ho detto, e per aver detto questo sono stato oggetto di insulti, minacce, ma lo ribadisco perché lo penso, che se l'alternativa alla chiusura, perché io le ricordo le lacrime dei ristoratori, certo, dei negozianti, degli spettacoli viaggianti, degli artisti, io le ho asciugate tutte, perché sia come sindaco che come presidente ANCI ho incontrato tutte le categorie. Se l'alternativa alle chiusure si chiama Green Pass, io apro una riflessione sulla bontà di questa iniziativa, e questo lo ribadisco, ma perché non voglio essere né contro nessuno, io sono per una comunità che continua a vivere, a lavorare, e lo fa in sicurezza, perché il virus c'è, il virus c'è stato, certo, il virus ha creato parecchi disagi, tra cui tantissime vittime, e ha creato anche dei danni enormi da un punto di vista economico. Ecco, io non voglio più tornare alla chiusura, al lockdown. Ho scelto in tutta personalmente di fidarmi della scienza e mi sono vaccinato, e francamente mi rincuora vedere che comunque i dati degli ultimi giorni sulle prenotazioni, per anche gli ultimi incerti sui vaccini, sono in forte aumento. Significa che quando arriveremo a settembre-ottobre, come dice il presidente Zaia, quasi l'80% certo della nostra comunità sarà vaccinata, e coloro che o non vogliono o non possono vaccinarsi saranno comunque una parte minima, e potremo comunque garantire la sicurezza della nostra comunità. Fra l'altro ricordiamo, lo stava dicendo anche il sindaco, che durante quest'anno e mezzo, questi due anni di Covid, molti imprenditori hanno dovuto chiudere, perché non dimentichiamo che ci sono negozi che non hanno riaperto più, non possono riaprire, molti ristoranti non possono e non hanno voluto riaprire perché non ce la potevano fare con due anni di chiusura. Per cui è una situazione comunque difficile e va. Io ricordo benissimo anche le trasmissioni che abbiamo fatto qui. Quando eravamo chiusi, la soluzione si chiamava vaccino. E se avessimo proposto il Green Pass quando eravamo in lockdown totale, tutti quanti ci avrebbero steso il tappeto rosso. Bene, oggi abbiamo l'opportunità di garantire una continuità nel lavoro e nell'apertura delle nostre città. Non possiamo lasciarcela sfuggire, perché c'è una piccola fetta della nostra comunità che in parte crede addirittura ancora che il virus non esista. Perché leggo ancora dei commenti sotto la mia pagina che c'è qualcuno che mette in discussione l'esistenza del virus. Cioè, stiamo parlando di fantascienza da un punto di vista ideologico. E quindi richiamo tutti alla responsabilità, in primis il sindaco. Dobbiamo traghettare la nostra comunità fino alla fine di questo incubo. Secondo me abbiamo superato la metà del guado, però adesso dobbiamo assumere una
atteggiamento responsabile. Il Green Pass dobbiamo averlo in testa. Tutti noi dobbiamo uscire dalla politica dell'io e entrare nella politica del noi. Dobbiamo capire che un comportamento sbagliato mio può creare un problema a tutti. Perché stiamo parlando di un virus, non di una barzelletta. Che lo ricordiamo, sindaco, insomma, questo l'abbiamo sentito anche dai sanitari negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, sta colpendo anche, insomma, e soprattutto i giovani, quindi insomma, la situazione. Ma poi il dato vero è che più persone non vaccinate ci sono, più questo virus continua a girare, più questo virus si alimenta e più questo virus si modifica. Cioè l'importanza del vaccino sta anche nel contenere proprio questa forma di modifica del virus, certo, che si alimenta in quei corpi, magari in modo asintomatico, che hanno deciso di non vaccinarsi. Ecco perché è importante che quante più persone si vaccinino, perché è anche stato scientificamente provato che è vero che una persona vaccinata può risultare positiva, ma è altrettanto vero che nel giro di pochi giorni si spegne il virus. Quindi, oltre a non essere contagioso o essere minimamente contagioso, si spegne il virus. È per questo che è importantissimo vaccinarsi. Io adesso darei la pubblicità. Prima vi ricordo che intorno alle 12.30 all'aeroporto Catullo di Verona ci sarà l'intervento del presidente della regione Luca Zaia, quindi che noi seguiremo ovviamente in diretta. Lì per noi ci saranno la Luisa Bertini e la Nicoletta Rizzetto, che stanno seguendo questo importante progetto per lo scalo veronese. Quindi adesso la pubblicità e poi torniamo invece a parlare con il sindaco. Rieccoci nuovamente in diretta e vedo già sullo schermo collegato con noi per parlare del maltempo la nostra Gabriella Basso. Buongiorno Gabriella. Buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Dunque Gabriella, com'è la situazione? Cosa è successo lì nel Vicentino? Allora, potremmo definire un downburst come quelli che sono accaduti nei giorni scorsi, anche quello dell'altro giorno a Bolzano Vicentino. In giro di qualche minuto un vento fortissimo si è elevato, praticamente il cielo si è oscurato diventando praticamente notte, e il vento fortissimo ha spazzato via tavolini, plateatici, ombrelloni, spazzato rami, ha sradicato alberi, questo sia in città che in provincia. Le immagini che vedete in onda sono quelle dei Colli Iberici, dove anche l'acquazzone, la pioggia violenta si è fatta sentire. Danni sono soprattutto relativi proprio all'agricoltura, sono i danni relativi alle piante, agli alberi appunto della città, oltre ai danni delle macchine, perché molti alberi sono caduti, molte piante sono cadute proprio sulle auto che erano parcheggiate sotto gli alberi. Qui siamo in via Giuliolo a Vicenza, dove appunto sono state diverse le macchine colpite, perché è un'area anche di parcheggio, e sono stati veramente momenti di paura, con il fuggi da parte della gente in centro a Vicenza che era fuori per lo shopping e poi il successivo aperitivo, baristi, titolari dei locali che si sono fiondati nel tentativo di salvare il salvabile. Per molti sono anche un po' riusciti, ma in realtà i tavolini, le sedie sono volate per tutta la piazza. C'è stato anche un piccolo danno per quanto riguarda una cornicione che è caduto di una casa a fianco alla Basilica Palladiana, è caduto per terra, un danno relativo, ma comunque fa capire, insomma, la forza del vento che ha staccato questo cornicione. È una situazione in questo momento che vede complessivamente 150 gli interventi dei Vigili del Fuoco di Vicenza nel Vicentino, di cui 58 sono quelli già chiusi, quindi vuol dire alberi tagliati, portati via rami, pulite strade, riaperto strade che erano in base appunto dal fogliame, o un'ottantina ancora quelli da evadere. Gabriella, ti ringrazio, grazie davvero, grazie e buon lavoro. Buon lavoro a voi. Noi torniamo a parlare invece con il sindaco Mario Conti, in attesa poi dell'intervento che dovrebbe esserci ormai a momenti con il presidente Zaia. Parliamo però di turismo. Insomma, c'è stato un po' un allarme da parte degli albergatori che dicevano, insomma, pochi turisti. In realtà, insomma, noi siamo andati in giro e abbiamo visto abbastanza turisti nelle città d'arte come quella di Treviso. Sì, devo dire che ovviamente noi eravamo abituati ai numeri di fine 2019, che erano numeri importantissimi. Tenete conto che Treviso cresceva di una percentuale doppia rispetto alla media del Veneto,
che era del 4,5 per il Veneto e del 9 per la città di Treviso, quindi numeri importantissimi, però dove devo dire che nonostante le incertezze, soprattutto per quanto riguarda i paesi di origine di questi turisti, c'è una ripresa decisamente importante. Ovvio che chi lavora nel mondo degli alberghi e dell'accoglienza turistica si aspetta numeri decisamente più importanti, però è altrettanto vero che siamo partiti da zero, stiamo ripartendo anche nelle incertezze con una programmazione culturale, di accoglienza, di eventi che ci consente di rendere le nostre città attrattive. Devo dire che il periodo di luglio-agosto non è mai stato un periodo favorevole per i centri storici e le città d'arte, perché la gente sceglie le località di mare piuttosto che di montagna, però sono molto fiducioso. A breve presenteremo anche una campagna promozionale della città di Treviso insieme a Ryanair, che ci vedrà protagonisti in tutte quelle località che oggi sono unite dalla nostra aerostazione, e quindi una campagna anche di grande valore economico che ci consentirà di recuperare quel terreno che a causa della pandemia abbiamo perso. Però io segnali di ripresa sinceramente continuo a vederne, vedo tra l'altro anche i turisti nei giorni infrasettimanali, cosa che non eravamo tanto abituati, e credo che sia un segnale molto positivo. Vedo tanti cicloturisti, segno evidente che insomma gli investimenti che anche la regione ha fatto con la Venezia Monaco e tutte le altre ciclovie sta dando dei risultati importanti, però io sono assolutamente fiducioso. Certo, i numeri devono ancora arrivare, quei numeri abbondanti che avevamo in mente nel 2019, però è importante oggi cogliere quei segnali di ripresa di un settore che è stato particolarmente colpito. Quindi capisco la preoccupazione degli albergatori, ma devo dire che come amministrazione comunale stiamo facendo il massimo in sinergia con la regione, e i segnali positivi ci sono. Una fetta di turisti mancano, che sono quelli ovviamente insomma gli americani che venivano spesso, adesso ovviamente gli inglesi, e sono quelli che poi zona che è tornata insomma in crisi in questo momento, per cui sono quelli che mancano. Però insomma abbiamo visto anche nelle zone balneari, oltre che nelle città turistiche, tedeschi, austriaci, polacchi, abbiamo visto che insomma cominciano ad arrivare. Certamente, ecco. E poi c'è un fattore, quello legato all'incertezza, cioè la quarantena sì, quarantena no, green pass sì, green pass no, e quindi questa confusione mediatica, che non è una caratteristica esclusiva dell'Italia, perché è generalizzata sicuramente in Europa, ma vorrei dire a livello mondiale, perché poi ogni paese decide delle regole in modo autonomo, che quindi genera incertezza e dubbio su chi deve partire. E quindi voglio dire, in questo mare di confusione devo dire che comunque i numeri della città sono incoraggianti. Ecco, molte iniziative, diceva sì, prima. Sono davvero tantissime, a partire dagli eventi sportivi, che anche lì con grande fatica siamo riusciti a mettere in pista. Però per esempio la Gran Fondo Pinarello, che ha visto partire 2500 ciclisti, in realtà mancava una grossa fetta soprattutto degli stranieri, che quest'anno hanno rinunciato, e anche quello è un indotto turistico importante. La mostra di Renato Casaro ci sta dando delle grandi soddisfazioni, però tenete conto che le grandi mostre in questo momento sono di fatto sospese, perché nessuno si assume la responsabilità di firmare dei contratti con dei prestiti anche importanti di opere senza avere la certezza poi dei grandi flussi o dell'accessibilità ai musei. Però voglio dire, noi ci siamo concentrati su davvero un'infinità di grandi, di piccoli eventi musicali, teatrali, culturali, di esposizioni, enogastronomici, che stanno rendendo la nostra città davvero viva e attrattiva. In più la sinergia con Ryanair porterà davvero un risultato importante da un punto di vista turistico. Ecco, noi intanto stiamo continuando a vedere, attendere l'arrivo del presidente Zaia, che mi stanno dicendo dovrebbe essere a momenti, quindi lo attendiamo. Appena ovviamente vedremo il presidente Zaia, daremo la linea alla nostra Luisa Bertini, che si trova a Verona all'aeroporto Catullo. Tutto questo, sindaco, in attesa insomma di riprendere un po' la vita normale a settembre con le scuole, ricordiamo che riprendono, si spera ormai insomma definitivamente in presenza.
insomma, che si ricominci quella vita che è stata sospesa 2 anni fa. Sì, è fondamentale soprattutto per i ragazzi, perché guardate, io ricorderò sempre quell'incontro che ho fatto con la quarta C del liceo scientifico, perché mi hanno colpito e credo che quello sia il messaggio più importante che arriva soprattutto dai giovani, quel cerotto che loro si sono messi e che mi hanno anche messo a me in fronte, che significa una ferita non visibile ma che portano dentro di sé, perché il distanziamento sociale, che è una parola bruttissima che forse andava anche sostituita durante la pandemia, perché proprio distanziamento sociale va nella direzione opposta dell'umanità, cioè noi siamo esseri umani nati per condividere, per vivere insieme, per la fratellanza, siamo stati costretti ognuno a rimanere dentro le proprie case. Ecco, questo incubo io francamente non lo vorrei più vivere, lo dobbiamo ai più giovani così come anche ai più anziani, perché provate a pensare e a ricordare quei momenti dove siamo stati costretti a chiudere le case di riposo e quindi non consentire più ai figli di vedere i genitori e ai genitori di vedere i figli. Ecco, quelli sono stati momenti anche emotivamente per gli amministratori molto difficili, molto forti, e sono delle ferite che ci portiamo dentro. È per questo che quando si parla di vaccini, di Green Pass, cioè tutto ciò che ci può consentire di tornare, seppur lentamente, alla normalità, deve essere accolto quantomeno con fiducia. Non dico con entusiasmo, certo, perché anch'io, molti di noi, magari il vaccino non l'hanno fatto a cuor leggero, ma l'hanno deciso di farlo proprio perché puntano a tornare alla normalità. Io vedo l'arrivo, se non sbaglio, mi pare di vedere l'arrivo del presidente Zaia da Verona. L'ho visto forse passare un attimo, vediamo se cediamo la linea a Verona con il presidente Zaia, oppure se ancora... Nico? Vediamo ancora, insomma, fermento, vediamo giornalisti che stanno aspettando, dovrebbe esserci ormai a momenti. Io intanto vorrei ringraziare il sindaco per non trattenerlo oltre, che sappiamo che ha degli impegni a Treviso, quindi ringraziamo il sindaco di Treviso per essere stato con noi. E no, insomma, ci tengo io a ringraziare per l'ennesima volta Antena 3, perché poi portate le notizie, quelle vere, nelle case dei nostri cittadini e ci aiutate a combattere soprattutto quelle fake news che girano nei cellulari. Ho visto che è arrivato il presidente Zaia, approfitto per salutarlo. Grazie. E vi lascio al presidente Zaia. Grazie, grazie. Sindaco, la linea Verona. Andavate tanto bene. No, 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 no. Se no, uno. Fermi. Beh, direi proprio di sì, merito va ovviamente alla società, al presidente Arena, alla dottoressa Scarpa e a tutti i soci che ci hanno creduto. Sono stati prima il grande sforzo dell'aumento di capitale con i 35 milioni di euro, poi con i 68 milioni di questo revamping e ovviamente ampliamento dell'aerostazione, che dà ovviamente una posizione di assoluto standing internazionale anche a questo aeroporto. In primo piano, Presidente, c'è la proposta dell'Associazione dei Presidi per il Green Pass anche per gli studenti, per evitare la DAD e la scuola in presenza. Ma guardate, la mia posizione la conoscete, io ho dato, diciamo, modo ai veneti di vaccinarsi, credo che la volontarietà debba essere difesa, però l'invito a tutti ad andare a vaccinarsi. Abbiamo superato i 5 milioni di dosi, oggi non abbiamo emergenza ospedaliera, abbiamo 171 pazienti in ospedale, 19 dei quali in terapia intensiva, e abbiamo 544 contagiati questa mattina. Però la verità è che questi dati ce li abbiamo, nonostante la variante Delta ormai sia ubiquitaria, ce li abbiamo perché un veneto su due ha già completato il suo ciclo vaccinale e invece molti altri stanno ancora attendendo, però le vaccinazioni se ne fanno. Presidente, questo progetto... No, uno alla volta, raga. Uno. Questo progetto Romeo consolida il rapporto anche con il Trentino? Assolutamente sì, perché poi questo è un network, noi soci da Save in primis, per poi la Camera di Commercio di Verona, il Comune di Verona, la Provincia di Verona, la Provincia Autonoma di Trento hanno comunque avuto una condivisione di un percorso che peraltro prepara la culla neonato che sono le Olimpiadi, che dovrebbe essere la sublimazione, l'apoteosi di questo, per questo investimento. Loro puntano a 5 milioni di passeggeri dei 3 milioni e 6 che avevano nel 2019 e penso che questo sia assolutamente un obiettivo raggiungibile. Prego. No, allora, chiariamo bene. Allora, innanzitutto le sospensioni sono attuate dai datori di lavoro che sono i direttori generali. Non è Zaia o Lanzarino o qualcun altro che decide, ogni direttore generale decide per i suoi dipendenti. La legge è chiara, prevede tutta una serie di l'attivazione di una procedura.
Noi abbiamo chiesto la sospensione momentanea delle procedure perché c'era notizia che in Emilia-Romagna il TAR Emilia-Romagna potesse aver dato la sospensiva ai ricorrenti. Allora volevamo vedere la sentenza per capire qual era l'errore formale. Poi si è chiarita questa situazione e anche ieri gli assessori alla salute delle regioni a livello nazionale hanno deciso che si va avanti. Insomma. Va avanti, quindi dopo Vicenza che era partita perché era partita prima. Ma sì, ma anche le altre ULS comunque hanno già avviato lettere di contestazione, hanno già come si può dire, offerto date per le vaccinazioni, c'è anche chi si sta vaccinando e quindi attendiamo. L'invito a tutti di non farne una guerra di religione e di pensare alla vaccinazione, sarebbe un bel segnale. Evitiamo che anche qui ci sia uno scontro. Il nostro tema che lei aveva tirato in ballo in relazione a questo era anche il discorso del personale e della carenza. C'è il rischio qui che questo poi... è un dato di fatto. Ad esempio i direttori dovranno, come si può dire, modulare le eventuali sospensioni o gli eventuali provvedimenti anche in funzione della, fra virgolette, della banale problema delle sostituzioni per le ferie in questo periodo, piuttosto che per figure strategiche di alcuni reparti. Però insomma io spero che si riesca a trovare una soluzione e se ne venga fuori. Presidente, qui a Verona la situazione è un po' pesante del Covid, no? Cioè i contagi, che le cure dare, i contagi pesanti perché... Verona è sempre stata un contesto, un'area metropolitana dove il contagio si è fatto sentire sia nella prima fase, che è quella del febbraio 2020, che nella seconda fase, nell'autunno-inverno 2020, che in questa terza fase. È un fatto di territorio, di connessioni, di distanziamento sociale, di storia del, diciamo, della mobilità, definiamola così. Sarebbe da studiare dal punto di vista epidemiologico. Certo è che comunque ne stiamo venendo fuori. Per ora gestiamo bene la situazione con 171 ricoverati in tutto il Veneto e 19 persone in terapia intensiva. Questo ovviamente grazie alle vaccinazioni. Senta, a proposito del progetto di mobilità, anche questo progetto, come penso anche Venezia, che diventerà una sorta anche di capitale sostenibile, la direzione è quella della sostenibilità. Sì, ma questo ce lo dice il consumatore, ce lo dice il cittadino che è attento a questi processi, gli investimenti che sta facendo l'aeroporto Catullo, l'aeroporto di Verona, gli investimenti che stiamo facendo sul fronte della mobilità a livello regionale, tutto quello che si fa nella visione di rispettare il termine del 2030 per il tema dell'assoluta sostenibilità. Sono investimenti che vanno ad esempio all'interno del grande progetto di Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità. Presidente, Veneto è squarciato dal maltempo. Ma con la dichiarazione dello stato di crisi si può pensare davvero che arrivino anche i risultati? Ma guardate, noi ormai ci siamo abituati a questi cambiamenti climatici che poi hanno come risvolto questi eventi atmosferici pesanti. Ho dichiarato lo stato di crisi. Lo faccio in maniera puntuale e vedo che andando un po' a strascico, come si dice, poi siccome la procedura è dichiarare lo stato di crisi, raccogliere la conta dei danni, lo fanno i comuni con i cittadini, poi si fa un dossier, si manda a Roma e si chiede l'accesso ai fondi della protezione civile, vedo che alcuni stati di crisi sono stati comunque riconosciuti al Veneto e le risorse, anche se in ritardo, dopo 2 o 3 anni arrivano. Spero che anche questo giro possano arrivare delle risorse. Senta, doveva arrivare il ministro Giannini oggi? Qui ovviamente c'era grande attenzione sul tema Giannini. Sul tema delle grandi opere, dall'alta velocità a Padova, alla Verona-Padova, alla Venezia-Trieste, alla bretella dell'aeroporto. Qualche indicazione in merito? Qualche speranza? Ci siamo con le grandi opere, ne ho parlato anche ieri col ministro di persona. Penso che il tema del collegamento con l'aeroporto Marco Polo sia ormai una decisione presa che verrà consolidata dal Consiglio dei Ministri, da quello che ho capito, già nei prossimi giorni, spero, come tempistica. E dall'altro sull'alta velocità nel Piano Nazionale di Resilienza, nel PNRR, così lo pronunciamo bene, e si prevede comunque l'investimento per concludere tutto il tema dell'alta capacità e dell'alta velocità. Grazie. Si parla di un blocco Euro 5 in autunno? Sì.
Dunque avete sentito il presidente Zaia, che adesso ovviamente sta entrando per la presentazione di questo importante progetto all'aeroporto Catullo, poi magari vedremo se riusciremo a ricollegarci con Verona per sentire proprio poi l'intervento del presidente su questo progetto. Avete sentito insomma i giornalisti, gli hanno chiesto un po' di tutto partendo da questo progetto, per poi parlare anche del maltempo che ieri, come sapete, ha colpito tre province, soprattutto del Veneto. Parliamo anche delle Olimpiadi, con il settimo posto nei 200 stile libero ed il record della quinta finale olimpica consecutiva, la carriera di Federica Pellegrini. Nella notte appunto molti l'hanno seguita la finale di Tokyo, è stato un bel viaggio, tanti anni di bracciate, me la sono goduta dall'inizio alla fine, ha detto la leggendaria nuotatrice di Spinea. Tra pochi giorni farò 33 anni, è il momento più giusto, ha detto. Ringrazio tutti quelli che mi hanno tifato e si sono svegliati di notte per seguirmi dall'Italia. L'omaggio di tutta l'Italia in queste ore, ed il commento anche del presidente Zaia. Federica Pellegrini è l'unica atleta per la quale il podio in finale non avrebbe aggiunto niente, perché nell'Olimpo dello sport c'era arrivata prima nella notte di Tokyo, nella quale è entrata in finale nei 200 stile libero. Chiamarla divina, ha detto Zaia, non basta più, dovremo inventare qualcosa di più grande, grande fede, conclude Zaia, per le gioie sportive che ci ha regalato, ma anche per il messaggio che mandi alle giovani generazioni, non mollare mai, metterci il cuore ma anche l'anima, amare quello che fai, anche le fatiche e i sacrifici, ciò che vale non solo nello sport ma in tutte le attività della vita, dallo studio allo sport. Dunque avete sentito, insomma, settimo posto, ma Federica Pellegrini rimarrà insomma una delle più grandi nuotatrici, la più grande nuotatrice in assoluto, per quello che ci ha regalato in questi anni, tanti anni di nuoto. Come avete sentito, abbiamo parlato del maltempo, abbiamo parlato insomma della situazione anche con il sindaco di Treviso del Green Pass. Sapete che questa sera ci sarà una manifestazione dei Novax, anzi una fiaccolata a Padova, e poi insomma la seguiremo questa sera, poi anche nel corso dei nostri telegiornali poi sentiremo e vedremo domani un po' reso conto di quello che è accaduto. Sui social si preannuncia anche qualche manifestazione in altre province, però insomma lo vedremo questa sera. Sono comunque manifestazioni non autorizzate, quindi si dovrà capire che cosa succederà. Per quanto riguarda invece per quanto riguarda i vaccini, la commissione tecnico-scientifica di AIFA ha approvato l'estensione di indicazioni di utilizzo dei vaccini Moderna per la fascia di età tra i 12 e i 17 anni, accogliendo pienamente il parere espresso dall'Agenzia Europea per i Medicinali. Secondo la Commissione Tecnico-Scientifica, infatti, i dati disponibili dimostrano l'efficacia e la sicurezza del vaccino anche per i soggetti di questa fascia di età. Abbiamo anche parecchia cronaca che parte ad esempio da Venezia, ma abbiamo anche cronaca per quanto riguarda un traffico illecito di scarti tessili, una operazione dei carabinieri del NOE di Firenze, che però riguarda anche il Veneto. Scarti tessili del distretto pratese abbandonati in capannoni industriali in disuso dalla Toscana e dal Veneto e dalla Campania, ed è emerso proprio dalla DDA di Firenze, che nei giorni scorsi ha chiuso le indagini preliminari condotte dai carabinieri del NOE a carico di 19 persone e 6 aziende accusate a vario titolo di reati che vanno dall'associazione a delinquere finalizzata al compimento di un traffico organizzato di rifiuti, alla truffa e alla gestione illecita di rifiuti. Ed ora invece continuiamo a parlare del maltempo, perché ovviamente la situazione anche per quanto riguarda le colture è una situazione davvero difficile. Ne parliamo insieme a Michele Nenze, vice direttore della Coldiretti di Belluno, che vedo già nel nostro schermo. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno, insomma,
Ieri di nuovo un'ondata di maltempo, insomma la Coldiretti l'altro giorno ha detto questa è la peggiore estate degli ultimi 10 anni. Sicuramente dei fenomeni improvvisi, ma anche come intensità, ma anche come dimensione della grandinata in questo caso, perché di questo stiamo parlando, del forte vento, ha causato notevolissimi danni a quelle che sono le coltivazioni di alcuni comuni della provincia di Belluno. Devo dire che ha colpito una fascia piuttosto ampia, però per fortuna limitata alla Val Belluna. Ecco, quali sono le colture che sono state proprio più colpite, quelle che hanno più danni? Ovviamente la grandinata colpisce prevalentemente le coltivazioni che in questo momento sono in pieno campo, quindi per citare su tutti la parte dell'arboricoltura, quindi la parte relativamente ai frutteti, ai vigneti, seppure in provincia di Belluno in quantità limitata, ma in quella zona in particolare c'è una buona presenza di questo tipo di coltivazioni, piccoli frutti, e poi tutte le orticole, per partire dal fagiolo, per passare a tutte quelle piante insomma che abbiamo in pieno campo in questo momento, e per finire poi con le coltivazioni tradizionali, il mais e la soia, che in questo momento erano quasi in raccolta e che inevitabilmente sono state distrutte proprio nel momento in cui bisognava raggiungere quelli che erano i risultati produttivi della stagione e quindi portare a casa il raccolto. Ecco, lei parlava appunto della zona del Bellunese, insomma la situazione lì, insomma il tempo è stato, insomma, diciamo, è stata meno grave rispetto ad altre province. Sì, come dicevo, la situazione è stata grave per alcuni comuni singolarmente, nel senso che la fascia colpita è devastata e quindi i comuni che sono stati colpiti, in particolare Cesio Maggiore, Quero, Borgo Valbelluna, i danni sono veramente ingenti e non si è salvato nulla, potrei dire. Anche i fabbricati e anche le serre, quindi le coltivazioni protette, hanno subito dei danni. Certo, abbiamo visto anche delle situazioni molto più intense in alcune province italiane, in altre province italiane. È chiaro che bisogna capire anche lì, la grandinata molto spesso è localizzata e quindi si spera sempre di scamparla, insomma, in qualche modo. Come Coldiretti farete qualcosa? Ci sarà qualche iniziativa? Sì, noi abbiamo iniziato ovviamente la conta dei danni, come si suol dire. Abbiamo interpellato i soggetti, l'Agenzia Veneta Pagamenti in primis, che è il soggetto che è deputato comunque ad individuare, a delimitare l'area e anche a fare una prima stima dei danni. Dopodiché abbiamo interpellato ovviamente le amministrazioni pubbliche, i comuni interessati, perché non c'è solo il problema all'agricoltura, ma evidentemente anche i privati e quant'altro, e immediatamente devo dire che c'è stata una risposta delle amministrazioni e si è messa in moto quella che è la macchina delle verifiche, dei controlli. Proprio in questi giorni, questa mattina, siamo usciti per la conta dei danni e la verifica di quella che sarà la situazione, che in molti casi si sta notando di più dopo qualche giorno, appunto perché si vedono evidentemente le coltivazioni che si stanno disseccando a seguito della grandinata. Ecco, lei ha fatto qualche giro, ha visto, insomma, ci ha raccontato un po' della situazione in alcuni comuni, insomma gli agricoltori che cosa dicono, perché insomma già veniamo da un periodo di certo non facile e questo insomma non ci voleva per... Sapete, gli agricoltori da un certo punto di vista sono rassegnati, nel senso che con il tempo sono abituati a convivere. La provincia di Belluno in particolare, ma anche tutta la regione Veneto, quest'anno già la primavera non è stata così favorevole, è stata fredda fino a primavera avanzata, molto piovosa, quindi si sono posticipate le semine. In alcuni casi stiamo combattendo con quella che è la fauna selvatica proprio per i danni anche che si stanno verificando proprio sulle semine, da corvidi a quant'altro. E questo effettivamente non ci voleva, anche perché la grandine effettivamente non è che ci possa proteggere del tutto. Cioè, se uno ha un orto, certo, può metterci la protezione, ci può mettere la rete, ma nelle coltivazioni a pieno campo non si può fare niente. Sì, ci sono gli strumenti assicurativi, però quando si ha una pluralità di coltivazioni eccetera è complicato anche avere la copertura su tutte le piante, altrimenti diventa troppo oneroso e non più conveniente. Fra l'altro fenomeni che continuano a ripetersi.
Sì, per fortuna se ne sono verificati già quattro quest'estate in zone diverse, quindi quasi fosse a macchia di leopardo, oserei dire, però sta colpendo da un po' da una parte, un po' dall'altra. In questo caso ha colpito però in un periodo in cui la vegetazione, comunque la produzione, era quasi nella fase di raccolta, quindi si sono già sostenuti tutti i costi di produzione e evidentemente le aziende in questo momento si aspettavano di recuperare la redditività che avevano investito, e quindi questo è ancora maggiormente problematico, perché effettivamente avevano già speso del loro per poter portare le coltivazioni a questo punto del periodo vegetativo, insomma. Le diceva appunto che adesso sta facendo un po' la conta dei danni. Si può, secondo lei, si può capire più o meno quanto può essere il danno di queste ore? Allora, su quei, quantificandolo dal punto di vista monetario, no, non siamo ancora in grado, lo faremo nei prossimi giorni, proprio grazie ai sopralluoghi che verranno effettuati. Devo dire che la percentuale di danno supera il 70% su alcune aree, poi evidentemente allargandosi al di fuori della fascia questa percentuale diminuisce, però sicuramente in alcuni casi raggiunge il 100%, insomma, perché in alcuni casi proprio la grandine era di dimensioni, qualcuno dice le albicocche, le pesche, che sono insomma frutti di stagione, ma effettivamente erano molto grandi e hanno rotto, oltre che le coltivazioni, anche tutto quello che c'era intorno, quindi anche fabbricati che sono stati crivellati come se fossero stati bombardati. Ecco, lei diceva insomma ormai gli agricoltori sono ormai rassegnati a questa situazione, ma insomma molti ci dicono, noi speriamo comunque che insomma si possa tornare un po' ad una anche normalità a livello del tempo, ecco, perché insomma questi fenomeni sono devastanti per l'agricoltura. Sai, lo stiamo vedendo, mi pare, un po' ovunque questi fenomeni a memoria d'uomo. Insomma, ce ne sono stati, però non con questa frequenza come si stanno verificando effettivamente negli ultimi anni, perché anche oltre alla grandine, le precipitazioni intense che ha fatto nella primavera, ma anche ogni temporale, ogni volta che il cielo rannuvola, devo dire che in provincia di Belluno dopo Vaia c'è un po' di timore, e effettivamente la gente gli è rimasta molta paura di quello che può causare non soltanto la grandine, ma anche la pioggia, ma anche il vento, e quindi effettivamente si sta vivendo male anche la parte produttiva, insomma, ecco. Quindi insomma siamo d'accordo quando si dice che questa è veramente la peggiore estate degli ultimi 10 anni. Guarda, sì, sicuramente per Belluno, devo dire, c'era stato forse 2 anni fa una situazione analoga, e quindi come dicevo prima, frequenza, una volta magari questi episodi capitavano dopo 4, 5, 6 anni dal precedente, in verità adesso siamo un anno sì, un anno no, ma anche l'anno scorso ci sono state precipitazioni intense nel 2020 con grandinate, forse su una zona un po' più limitata, l'altro anno era la zona di Sedico e Belluno, quest'anno ha colpito una zona più ampia e sicuramente anche molto più produttiva dal punto di vista agricolo, quindi la conta dei danni porterà sicuramente a un livello superiore quello che è il problema, appunto, comunque la conta sarà maggiore, insomma. Grazie davvero, grazie per aver accettato il nostro invito, grazie davvero e buon lavoro. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Dunque, avete sentito, ne abbiamo parlato prima, insomma, maltempo che ha fatto non solo danni materiali, perché insomma abbiamo visto alberi caduti sopra le auto, ma anche una chiesa scoperchiata, così come cornicioni caduti in altre zone, insomma danni materiali e danni gravissimi, ovviamente, come avete sentito, anche all'agricoltura. Come detto prima, il presidente Zaia l'ha detto anche in diretta prima dall'aeroporto Catullo, ha firmato lo stato di crisi, l'ennesimo stato di crisi di questo periodo. Poi fra l'altro ci ricollegheremo proprio con l'aeroporto Catullo a Verona, dove sta partecipando il presidente a questa inaugurazione importante, a questo progetto importante per l'aeroporto veronese, per lo scalo veronese, quindi poi sentiremo l'intervento del presidente Zaia. Abbiamo parlato con il sindaco di Treviso prima di Green Pass, ricordatemi appunto che ci sarà anche una manifestazione questa sera dei Novax, e
parlando sempre in tema di Green Pass, a settembre potrebbe essere introdotto nei trasporti, è previsto per il personale scolastico. Noi siamo andati a chiedere ai residenti che cosa ne pensavano. Sentite. Penso che non è un vaccino testato e chi non lo fa è un irresponsabile. Credo che in questo momento il mondo intero non stia capendo come fronteggiare questa cosa, si va per tentativi. Il Green Pass stesso non è un lasciapassare assoluto, perché vediamo che in tanti posti chiedono poi il tampone, che è assurdo, no? Il male minore secondo me in questo momento è vaccinarsi tutti. Sono d'accordo, pienamente, quindi penso che la gente deve vaccinarsi e tutti, perché se no non ne veniamo fuori. Io penso che sia giusto, se uno è vaccinato si fa il Green Pass e a posto va dove vuole. È giusto, almeno se siamo vaccinati evitiamo i contagi di espanderli. Ecco. Quindi anche per la scuola, anche per i bambini, quindi bisogna vaccinarli. Per tutto, per tutti. Per quanto qualcuno possa pensare che sia una cosa imposta, alla fine serve per uscirne, quindi è una cosa da fare alla fine. Ci rimaniamo anche molto stranite a pensare che qualcuno possa considerare una dittatura, e fa anche un po' schifo sentire queste cose quest'anno soprattutto, quindi anch'io sono favorevole. Anch'io sono favorevole, ovviamente. È molto importante vaccinarsi e comunque anche finire questa pandemia, insomma, per riprendere alla normalità. E soprattutto Green Pass per la ripresa del turismo a Venezia, così il presidente della sezione Turismo e Servizi di Confindustria Venezia nell'incontro con la stampa, proprio per fare il punto sull'andamento del comparto. Green Pass per la ripresa del turismo, accolto positivamente dalla sezione di Confindustria Venezia, che anche con Mestre registra più di un centinaio di associati, con le prenotazioni in netta ripresa nelle località balneari e soprattutto nei resort, dove si registrano performance superiori alle aspettative. Uno strumento che permetterà la ripresa del turismo e soprattutto di quei grandi eventi, congressi, fiere, perché ricordiamoci che questi eventi sono poi i più colpiti, e dando un giusto protocollo di sicurezza si potrà anche partire in maniera graduale a questo tipo di segmento, di settore. Con l'evoluzione della normativa sul Green Pass è difficile fare previsioni per settembre, mese sul quale a Venezia si era puntato per la ripartenza con le vaccinazioni contro il Covid in ripresa. Al momento, rispetto al 2019, con l'Australia in lockdown e i voli fermi per Taiwan, in centro storico si registrano perdite che vanno dal 50 al 70%. Peggia Mestre nell'area dei nuovi ostelli. Ci aspettiamo tantissimo mercato di prossimità, in particolare dalla Francia, Svizzera, Germania, Austria e dalla stessa Italia. Poi ricordiamoci che a Venezia ci sono degli eventi importanti, quali la Mostra del Cinema, il Premio Campiello, tanti eventi che comunque attirano sempre di più la nostra destinazione. Per la ripresa, tra le iniziative del comparto, anche l'accordo con la Fondazione Veneto Film Commission per favorire l'incontro tra la domanda di produzioni cinematografiche e televisive e l'offerta di aziende attive nel territorio. Ed ora una notizia di cronaca: tamponamento tra camper e camion in A4, fra l'altro un punto dove purtroppo si sono registrati, soprattutto nell'ultimo periodo, numerosi incidenti, due feriti e code inevitabili in autostrada. Il bilancio è di due coniugi feriti, la moglie del conducente del camper seduto sul lato del passeggero, che è rimasta incastrata in un groviglio di Damieri. Vigili del fuoco di Motta di Livenza, in collaborazione con la squadra di Porto Gruaro, sono riusciti a liberarla ed affidarla alle cure del suo M118, l'ha portata in ospedale, le sue condizioni sarebbero comunque gravi, la dinamica è al vaglio della polizia stradale, inevitabile, come abbiamo detto, le code in direzione Venezia per consentire ai soccorsi di soccorrere appunto i feriti e rimuovere i mezzi. E abbiamo parlato più volte invece anche delle vaccinazioni, quindi anche delle ipotesi di una vaccinazione obbligatoria per gli insegnanti. Una gran parte, sappiamo, si è vaccinata, un'altra parte insomma
diciamo, meno numerosa invece non ancora si è vaccinata, dice la CGIL, dice l'obbligatorietà sarebbe una sconfitta, dicono i sindacati, ma l'immunizzazione però dicono è fondamentale e accetteremo, dicono i sindacati, ogni decisione. Sentiamo. Obbligo vaccinale per docenti e personale ATA, un'ipotesi sulla quale il governo sta ragionando e che già in settimana potrebbe arrivare ad una decisione. L'obiettivo dell'esecutivo è quello di riportare in classe gli studenti ed evitare un altro anno scolastico con la didattica a distanza. In Veneto, stando agli ultimi dati comunicati dall'ufficio scolastico ai sindacati, su 105.000 persone tra insegnanti e personale non docente, 95.000 hanno ricevuto la dose di vaccino. Nei confronti di chi rimane fuori, spiega la CGIL, sarà importante un'azione di sensibilizzazione. Sensibilizzare quel personale penso che possa essere un'operazione che tutto il mondo della scuola si senta partecipe e coinvolto e rispetterà qualsiasi decisione così come lo abbiamo sempre fatto. Credo che nessuno si sottrarrà a una decisione, insomma, diversa. Tracciata la linea del sindacato, nel caso la strada che verrà percorsa dal governo sarà proprio quella dell'obbligatorietà. Io credo che non sosterremo nessuna manifestazione in questo senso legato ai Novax. Riteniamo che sia appunto assolutamente fondamentale vaccinare il personale della scuola, come avviare una campagna di sensibilizzazione per quel che riguarda gli alunni frequentanti. Per quanto riguarda poi le misure da adottare per la verifica del personale vaccinato, aggiunge Viotto, spetterà al governo deciderle. Nessuno, presumo, del personale scolastico si sottrarrà ad adeguarsi alle misure che saranno eventualmente imposte. Io ritengo anche che ricorrere all'obbligatorietà sia comunque una sconfitta. Viotto, che ricordando come sindacato all'inizio della campagna vaccinale abbia spinto per l'immunizzazione del personale scolastico, spiega poi come questo non sia sufficiente per iniziare l'anno scolastico, evidenziando come ci siano altre problematiche, dall'edilizia scolastica agli organici e trasporti, che richiedono soluzioni urgenti. Dunque, avete sentito, poi noi ci ricollegheremo, ve lo ricordo, con l'aeroporto di Verona, dove ci sarà l'intervento del presidente Zaia per questo importante progetto che riguarda lo scalo veronese. Invece vi ricordo che domenica 1 agosto ci sarà una cerimonia per i caduti a cima del Grappa e ci sarà alla cerimonia anche il generale Figliuolo. Domenica 1 agosto il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza Covid, sarà al Sacrario Militare sulla cima del Monte Grappa per l'annuale cerimonia internazionale in memoria dei 23.000 soldati di diverse nazionalità europee caduti durante la Prima Guerra Mondiale e sepolti proprio nel cimitero monumentale italiano e austro-ungarico. Un evento che si unisce ad un'altra importante ricorrenza, visto che quest'anno si celebra anche il centenario del Milite Ignoto, tumulato nel sacello dell'Altare della Patria, la cui quarta salma tra quelle designate è stata scelta proprio tra i caduti del Monte Grappa. La giornata di domenica avrà inizio alle 8.30 alla presenza, oltre che del generale Figliuolo, anche del ministro Erika Stefani, del sottosegretario alla difesa Stefania Pucciarelli, di autorità civili, militari, religiose e dei sindaci del territorio. La funzione religiosa sarà officiata da Monsignor Luciano Capelli, vescovo delle Isole Salomone. E boom di pratiche in Veneto per il super bonus, che ha registrato un più 122% ed un ammontare a detrazione del più 160% in due mesi, maggio e giugno. Il Veneto, rileva Roberto Boschetto, presidente di Confartigianato e Imprese Veneto, la seconda regione più ricettiva, con 3.111 pratiche approvate per 353 milioni di euro dal decreto
decreto semplificazione bis, novità importanti, manca però la proroga al 2023 e toccherà attendere quindi la prossima legge di bilancio. Un dato confortante, osserva Thomas Fantin, presidente della Federazione Edili di Confartigianato Regionale, la crescita tumultuosa dei condomini e il dato è importante data la valenza degli interventi che registrano un più 172%, il loro peso sul totale degli interventi passa così dal 9 all'11,3% e gli importi raggiungono il 42,8% con quasi 1,5 miliardi di euro. Questa è la notizia che arriva dalla Confartigianato Veneto, quindi con notizie sicuramente positive. E sapete che oggi dovrebbe anche, poi lo sentiremo nel corso dei nostri telegiornali, esserci insomma l'avvio della sospensione dei sanitari che non si sono vaccinati e che non hanno nessuna giustificazione per non averlo fatto. E come aveva detto il presidente Zaia, poi aspetterà i direttori generali, sentiremo che cosa accadrà. In teoria dovrebbe scattare oggi la sospensione, ci sarà poi la problematica grave, l'avevamo sentito anche dagli stessi direttori generali ma anche dalla presidente Zaia, della sostituzione poi di questi operatori, medici, infermieri che saranno dunque sospesi. Si capirà chi deciderà di far scattare questo provvedimento e quale sarà poi la soluzione per poterli sostituire. Ovviamente nel corso del nostro telegiornale sappiamo che c'è insomma in corso anche una conferenza stampa all'ASL 2 di Treviso e quindi sentiremo che cosa succede, insomma cosa succederà anche per l'ASL trevigiana. Ci spostiamo invece a Mogliano, dove a Villa Salus chiude il bilancio sociale con un utile di 70.000 euro, un risultato che arriva nonostante tutte le difficoltà dell'ultimo anno. Sentiamo. Meno degenze e meno prestazioni ambulatoriali, ma conti in ordine. Malgrado l'effetto Covid, nel 2020 la Fondazione Villa Salus chiude il bilancio sociale con un utile di circa 70.000 euro. Dopo circa 6-7 anni esce da una grave situazione, una situazione economica abbastanza pesante, che adesso si è riposizionata, è una realtà ben inserita all'interno della struttura mestrina. Contiamo addirittura di attivare nuove specialità da settembre, per cui avremo oncologia, chirurgia senologica e urologia all'interno della struttura ospedaliera. Un risultato che ha permesso alla Fondazione di vivere di risorse proprie e pagare regolarmente la locazione degli immobili e che la governance di Villa Salus e dell'IRCS San Camillo al Lido considera positivo considerando l'eccezionalità dell'anno precedente. L'ospedale San Camillo certamente è un'eccellenza per la ricerca, no? E credo proprio che queste tre realtà debbano essere coniugate bene. Il carisma del religioso che è a servizio della persona malata, la ricerca scientifica che è fondamentale per far progredire appunto la cura e quindi poi la guarigione della persona malata e anche la sostenibilità economica. Attualmente Villa Salus conta su 217 posti letto e 258 addetti con un'età media di 47 anni, di cui il 76% donne. Al San Camillo lavorano invece 190 addetti, di cui 144 donne con un'età media di 42 anni, entrambi sotto la gestione delle suore mantellate. Ci siamo sforzate di fare il meglio, sempre con l'aiuto di Dio, perché ovviamente... E ora stiamo festeggiando i 70 anni. Spero che io no, ma l'ospedale continui, ecco, fino a quando il Signore vorrà. L'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin ha dato oggi il via nella sede vicentina di Montecchio Precalcino al corso di formazione triennale per i medici di medicina generale 2021, il sedicesimo dall'inizio di questa pratica formativa. I medici partecipanti al corso di quest'anno sono ben 126 in totale, calcolando il triennio 2019-2020-2021. Gli allievi iscritti sono circa 500. I corsi, come sempre,
sono tenuti dalla scuola di formazione specifica in medicina generale della Fondazione Scuola di Sanità Pubblica. Sul piano formativo, per rispondere alle sempre più impellenti esigenze della sanità territoriale, ha detto Lanzarin, la Regione Veneto sta lavorando con impegno totale. I numeri pare ci stiano dando ragione, 500, come avete sentito, i candidati in 3 corsi negli ultimi 3 anni sono un patrimonio prezioso di risorse per il futuro prossimo. Oggi tra l'altro ho trovato giovani in gamba con le idee chiare e con la precisa volontà di arrivare a svolgere questa professione. Questo dunque è importante. Io non so se lo abbiamo già collegato con noi, dunque Nicola Rossi della Confesercenti di Padova. Buongiorno. 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 Buongiorno a tutti. Buongiorno. Dunque, insomma, con lei insomma, parliamo un po' della situazione, ecco, come sta andando, anche la situazione, poi avevamo parlato dei saldi, qualcuno diceva ma non va bene, in realtà insomma sembra che stia andando meglio di quello che si pensava. Sì, allora sono partiti in maniera un po', come dire, lenta, però poi pian piano il recupero c'è stato ed era un po' quello che alla fine prevedevamo, i famosi 45 milioni di fatturato totale alla fine dei saldi ci saranno, almeno questa è la proiezione e credo che la direzione sia quella. D'altronde il prodotto esposto nei negozi era di qualità, dico, e di quantità anche, aggiungo purtroppo, perché evidentemente è stato un periodo difficile per il mondo del commercio, nei mesi precedenti non si è venduto tantissimo, per cui con i saldi la qualità di prodotto era molto alta e chiaramente c'è stato un buon risultato. Ecco, ci sono aspettative adesso per il futuro, per insomma tornare un po' alla normalità, com'è insomma l'umore degli esercenti? Ma le preoccupazioni restano chiaramente, però diciamo che c'è più attesa per il futuro, cioè più si intercetta un clima meno pesante. Le vaccinazioni vanno avanti con un ritmo adeguato. Ormai si prevede che per fine settembre 40-45 milioni di italiani saranno completamente vaccinati e questo è un dato importante perché chiaramente limita in maniera forte il rischio ospedalizzazione, il rischio malattia e finalmente quando arriveremo a una immunità di gruppo probabilmente riusciremo a far fuori il virus. I dati inglesi ci confortano fortemente vista il calo che sta avendo in Inghilterra e tutto sommato anche da noi si rintravede una riduzione dei contagi e direi c'è positività, c'è attesa positiva insomma. Senta, la questione Green Pass, insomma c'è parecchia polemica, ormai lo sappiamo, sulle decisioni prese dal governo, non sono d'accordo tutti, però insomma qualcuno dice è una garanzia insomma, per chi invece ha voluto vaccinarsi e soprattutto una garanzia per evitare lo spettro di chiusure che non si potrebbero assolutamente, non devono appunto esserci più. Assolutamente, io credo, allora il Green Pass se vogliamo presenta dei problemi economici, cioè il controllo, la funzione che devono avere i ristoratori, i bar di controllo, chiaramente non è in grado il ristoratore o il barista di ottemperare a tale funzione, deve assumere qualcuno, è un costo, come sempre d'altronde abbiamo visto sia con la moneta elettronica che con gli scontrini, cioè la lotteria, insomma tutto alla fine diventa un piccolo, medio o grande costo che sia, mentre sulla questione Green Pass di per sé andiamo anche là in una direzione corretta, penso, cioè tra chiudere il rischio di chiusura e il Green Pass credo che ci possano essere pochi dubbi, anche perché tra l'altro noi abbiamo fatto proprio ieri delle considerazioni anche numeriche sul rischio di perdere clientela per quanto riguarda ristoratori e bar. Abbiamo
abbiamo, i dati vengono dall'Università di Milano, nei vari sondaggi un 5% di persone, 5, 6, 7% di persone che dichiarano di non volersi vaccinare. Bene, non avranno il Green Pass, è chiaro che è una clientela, parlo da imprenditore, potenzialmente persa, però è anche vero che garantiamo il futuro lavorativo. Ecco, in questo periodo, insomma, abbiamo sentito, ne abbiamo parlato prima, che insomma i turisti stanno arrivando, sono arrivati, manca ovviamente una fetta di turisti stranieri per ovvie ragioni, insomma, come gli inglesi o gli americani che ancora non possono arrivare, ma insomma la situazione nelle città è una situazione buona. Sì, sì, non vediamo, siamo già vedendo dei risultati positivi, ci sono stranieri che già circolano, insomma, in discreto numero, ma c'è anche un mercato, chiamiamolo interno, che sta rispondendo in maniera forte. E l'invito che noi abbiamo fatto agli italiani è di riscoprire l'Italia, di scoprirla in maniera più forte rispetto al passato, e sono sicuro che sarà una buona estate. Chiaramente perderemo qualche nazione, l'America sicuramente qualcosina è chiaro che andrà persa, dall'Inghilterra, ma sull'Inghilterra, con quello che sta succedendo in questi giorni, la riduzione che stanno avendo di contagi e la crescita importante anche della vaccinazione, della seconda dose in Inghilterra, fa ben sperare, per cui può essere recuperata anche l'Inghilterra. Senta, e prospettive future come sono? Si è bloccato, vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento. Eccomi qua, sì. Si era bloccata. Dunque, allora, stiamo parlando di prospettive future, Presidente, come sono? Prospettive future, allora, noi dipendiamo anche da questa questione sanitaria. Le prospettive cominciano a essere interessanti. Comunque teniamo conto che il PIL, la previsione di crescita di PIL entro fine anno si attesta intorno ai 5-6 punti percentuali, è un dato molto buono. E anche i consumi interni cominciano ad avere un certo brio. C'è stato un momento di preoccupazione che coincideva proprio nella fase estiva di ritorno dei contagi, ma ora che le cose sono più chiare anche da un punto di vista epidemiologico, mi sembra di riscontrare una propensione più ottimistica, e comunque i numeri stanno confortando effettivamente questo ottimismo. Turismo, cioè, si vede una ripresa, le città d'arte, le spiagge, le terme, insomma c'è un ritorno importante e interessante. Io credo che insomma dovremmo metterci alle spalle questo brutto ricordo del Covid. Ecco, rimanendo in tema di Covid, Presidente, solo una notizia: il bollettino regionale, sappiamo che c'è stato un aumento nell'ultimo periodo dei contagi, anche se fortunatamente la situazione, l'abbiamo detto più volte, ospedaliera invece è una situazione sotto controllo, soprattutto, insomma, parliamo anche della Marca. Sono 544 però i nuovi contagi Covid-19 registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, nessun decesso rispetto a ieri, lo riferisce appunto il bollettino regionale. Il numero degli infetti dall'inizio della pandemia sale a 434.171, quello delle vittime è fermo a 11.634, mentre salgono i soggetti attualmente in isolamento domiciliare, che sono 10.700, più 235, quindi più 235 soggetti attualmente in isolamento domiciliare. I ricoveri nei reparti non critici degli ospedali sono 175, quindi più 1, mentre scende di un'unità il numero dei malati Covid nelle terapie intensive, quindi a 19. Nella giornata di ieri sono stati 18.673 i tamponi molecolari effettuati, 21.033 gli antigenici, quindi si continua con questa campagna per i tamponi, per, insomma, cercare di sempre arginare
studiare il fenomeno e poi tamponi che vengono sequenziati proprio per vedere insomma delle varianti. Questo aumento, Presidente, questa crescita un po' di questi della positività, insomma abbiamo visto le varianti, si continua a parlare di variante Delta, variante inglese, fortunatamente come è avvenuto prima comunque gli ospedali insomma non hanno subito nessun aumento di ricoveri, questo è importante, però questo aumento di positività un po' preoccupa. Beh, indubbiamente l'aumento di positività preoccupa, però è anche vero che tutti positivi, nessuno è vaccinato. E quindi è un dato di fatto importante, cioè fa capire tante cose. Mi sembra che nell'ultima giornata tutti i positivi non vengono da una doppia dose di vaccino. Questo è importante perché conferma i risultati che ci ha dato il vaccino, la mortalità, avere zero morti è importante. Abbiamo tutelato una fascia di popolazione a rischio, che è quella degli ultra sessantenni, ultra settantenni soprattutto, perché era lì nella prima fase, Abbiamo ancora qualche problema di collegamento, vediamo se riusciamo a ripristinarlo. Vediamo se proprio al di sopra degli 80. Presidente, se può ridirci un po' quello che stava dicendo, perché si è ribloccato. Sì, insomma, l'osservazione facevo, nuovi contagiati, importante. È un dato importante perché fa capire come il vaccino stia funzionando bene. Questo è anche l'azzeramento della mortalità, è un altro dato di fatto importante, perché non abbiamo più, il vaccino ha lavorato sulla fascia, abbiamo finalmente dimenticato la mortalità nella fascia a rischio, che era quella degli ottantenni, dei settantenni o comunque degli over 60. E oggi i contagiati sono mediamente intorno ai 40-50 anni, però non vaccinati. Nell'andare avanti della vaccinazione sicuramente noi ridurremo in maniera drastica il numero dei contagiati. Sento un'ultima... E questo è importante per l'economia, attenzione anche, certo. Perché io l'ho detto dal primo momento, faccio fatica a vedere un'economia florida, un'economia che corre con una situazione di preoccupazione sanitaria. Lo dicevo all'inizio e in effetti il dato finale è questo. Oggi riprendiamo a correre e sono sicuro che correremo economicamente ancora meglio man mano che si ridurrà il numero dei non vaccinati. Ecco, se dovesse lanciare un po' un appello al governo, che cosa secondo lei si potrebbe fare di più? Insomma, si sta cercando di portare tutto ad un percorso in modo per rilanciare questa economia che ha sofferto per 2 anni. L'economia va rilanciata, abbiamo bisogno di interventi strutturali, interventi come dire seri, dalle reti virtuali fino alle reti, quelle come dire, sia il software che l'hardware della comunicazione, questo è importante. Abbiamo bisogno di rilanciare le nostre imprese, abbiamo bisogno di rilanciare il turismo dopo quello che è successo e dare, come dire, spazio alle imprese, all'export, questo è fondamentale. Ma non dimentichiamo il mercato interno che tutto sommato pesa un 85% del PIL, e per cui nei provvedimenti bene l'export, bene favorire, rilanciare l'export, però pensiamo soprattutto anche al mercato interno, pensiamo alle nostre terme, pensiamo al nostro turismo, alle nostre città d'arte, al nostro tessile, alla nostra manifattura che hanno veramente raggiunto delle eccellenze a livello planetario. Non parlo poi dell'enogastronomia, perché noi qui in Veneto effettivamente abbiamo delle grandi, grandi eccellenze. Presidente, la ringrazio, grazie davvero, grazie per aver accettato l'invito e essere stato con noi.
Grazie. Grazie, buon lavoro. E parliamo invece di vaccini, del bilancio, insomma, dei vaccini, delle vaccinazioni, della campagna vaccinale di questi giorni. Sempre sopra le 40.000 dosi giornaliere la somministrazione delle vaccinazioni anti-Covid in Veneto. Ieri le dosi inoculate sono state complessivamente 41.981, un dato che porta il totale dall'inizio della campagna a 5.346.171. Pari al 96,9% di quelle ricevute, lo riferisce appunto il report sulle vaccinazioni da parte della regione. Il 51,3% della popolazione residente ha già fatto il primo richiamo vaccinale, mentre il 60,7% ha ricevuto almeno una dose di siero. E noi siamo sempre in attesa di riuscire a collegarci con Verona, dove dovrebbe intervenire il presidente della regione, dove insomma sta presenziando questo importante progetto all'aeroporto Catullo di Verona. Io però prima vi do la pubblicità ed il meteo prima, e subito dopo ci sarà anche la straordinaria A3 con la CGL, si parlerà di turismo. Quindi meteo e pubblicità. Benvenuti al meteo. Sul Veneto sono previsti residui temporali e rovesci nottetempo, specie sulle aree montuose del Trentino Alto Adige. Successivo miglioramento con ampie schiarite, ma attenzione all'instabilità pomeridiana su Alpi e Prealpi, con nuove piogge e temporali sparsi in locale sconfinamento alle pianure entro sera. Temperature in rialzo. Minime tra 17 e 21 gradi e massime tra 27 e 31 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia, occasionali rovesci durante la notte, specie sui rilievi. Miglioramenti in giornata, con più sole. Nel pomeriggio saranno possibili delle lievi instabilità sulle Alpi. Temperature minime tra 19 e 22 gradi, massime tra 30 e 33. Sul Trentino Alto Adige qualche pioggia nella notte, soleggiato la mattina, nelle ore pomeridiane temporali sparsi. Temperature minime su 17-18 gradi, massime sui 29 gradi. Dal meteo è tutto, arrivederci. Rieccoci nuovamente in studio con la straordinaria A3 assieme alla CGL. Vi presento subito l'ospite che è qui con me, che è Alberto Irone, segretario generale della Filcams CGL di Treviso. Buongiorno. Buongiorno. Collegato con noi dovrebbe arrivare, speriamo insomma che... invece lo vedo già, eccolo qui, Mauro Visentin, segretario generale della CGL di Treviso. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno, oggi si parlerà di turismo. Argomento fra l'altro che abbiamo anche di cui abbiamo parlato anche oggi, perché insomma facciamo un po' anche un bilancio. Ci sono alcuni che dicono va bene, alcuni che dicono insomma c'è bisogno di una spinta maggiore. Com'è la situazione? Beh, diciamo che rispetto al 2020 i flussi turistici sono sicuramente in aumento, e questo è legato al nostro territorio anche per la riapertura dell'aeroporto Canova di Treviso, che abbiamo festeggiato come una notizia positiva per i lavoratori dello scalo e dell'indotto, e poi per una situazione che complice anche l'andamento del piano vaccinale in Italia e in Europa, progressivamente sta rassicurando le persone, i lavoratori e le loro famiglie rispetto all'opportunità di ricominciare a viaggiare. Quindi i flussi sono sicuramente in aumento rispetto al 2020, permane però grande preoccupazione sull'occupazione, perché l'intero settore turistico è un settore che non ha avuto né la capacità né la forza negli ultimi anni di ragionare completando una filiera
che potesse, diciamo, assorbire gli urti di colpi come quello della pandemia, e quindi sul lato delle organizzazioni sindacali permane comunque un grande punto interrogativo rispetto, certo, a cosa succederà dal 31 ottobre in poi, quando diciamo che il blocco dei licenziamenti per le aziende che si trovano in cassa integrazione Covid verrà meno. E quindi siamo molto preoccupati e chiediamo garanzie alle istituzioni e alle associazioni di categoria per arrivare a progetti di tenuta occupazionale, perché il Veneto è la prima regione turistica d'Italia, certo, e perdere i propri lavoratori del comparto sarebbe drammatico per tutto il settore produttivo. Quindi questo è l'interrogativo e sarà quello che vedremo e cui assisteremo nei prossimi mesi. Ecco, questo è un aspetto che, di cui volevo discutere, anche il fatto che c'è questa problematica dello sblocco dei licenziamenti, dall'altra però molte persone parlavano del fatto che mancava, però, ad esempio gli albergatori o le zone balneari, mancava il personale stagionale, non si trovava. Sì, diciamo che sono due problemi che sono due facce della stessa medaglia. La medaglia è l'occupazione sul territorio, le due facce sono alternative. Mm. Ti do fermare solo un attimo, perché scusa, vedo che c'è una telefonata in arrivo. Buongiorno. Buongiorno, dottoressa, buongiorno a lei e al suo ospite. Niente, io volevo intervenire per due cose. Sì. La prima per il vaccino, cioè io non la ritengo giusta che una per andare in un ristorante o andare in un bar si deve vaccinare. Cioè, ti stanno mettendo in condizione che ti devi vaccinare. Allora io, quando c'è uno Stato che mi deve costringere così e non si prende la responsabilità che devo firmare io, che se mi succede qualcosa non posso fare causa, non ci so. Preferisco non andare in bar, non andare in ristorante. Non è perché io sono non vax, io mi voglio vaccinare, però non voglio che mi venga imposto per obbligo e non si prendono la responsabilità. Poi per quanto riguarda gli albergatori che non trovano personale, non è che non si trova il personale. Il personale intanto lo devi pagare, perché se tu gli dai... Io ho molti amici che fanno i camerieri, certo, e fanno tre turni, in un giorno fanno tre turni e prendono 1200 euro al mese con tre turni. Sì. Ti dica, loro che dicono non hanno voglia la gente di lavorare, non è che non ha voglia, la gente non ha voglia di essere sfruttata. Gli imprenditori ora che si svegliano e devono pagare, se vogliono professionisti devono pagare, se no troveranno gente che non è in grado di lavorare, gli pagheranno 700-800 euro, ma avranno il servizio quello che avranno. I professionisti vanno pagate. Certo. La ringrazio, dottoressa. Grazie, e gli grazie a lei, lavoro. Grazie per l'intervento. Chi vuole rispondere? Allora, rispondo io velocemente riprendendo, certo, il ragionamento di prima. Allora, c'è preoccupazione per lo sblocco di licenziamenti per le grandi aziende del settore turistico che necessariamente a fronte della pandemia vorranno rivedere gli assetti produttivi, certo, e il numero dei lavoratori occupati. E mi riferisco in particolar modo alle aziende che ruotano attorno ai grandi complessi alberghieri, alle grandi infrastrutture come aeroporti, stazioni o luoghi della viabilità. Dall'altra c'è invece un tema che giustamente richiamava anche l'ascoltatore, che riguarda il fatto che anche in questo settore ci devono essere garanzie rispetto all'avere e al diritto ad avere un lavoro di qualità, che non vuol dire solo, ma importantissimo, l'aspetto retributivo, quindi i salari, che molto spesso non sono più bassi che in altri settori perché non si applicano ai contratti nazionali, ma perché purtroppo ci sono condizioni di irregolarità diffuse in cui il lavoro nero è all'ordine del giorno, lavoro nero ed evasione fiscale, e dall'altra c'è un problema molto forte di numero di ore lavorate, perché sappiamo benissimo che i pubblici esercizi e il mondo della ristorazione molto spesso si regge su una richiesta da parte delle aziende ai lavoratori di orari che non sono compatibili né con i contratti né con le norme di legge. Quindi questi due aspetti, l'aspetto dello sblocco dei licenziamenti e l'aspetto della ricerca del personale, in realtà stanno insieme, non devono essere vissuti separatamente. L'obiettivo è quello di, da un lato, fare un patto per evitare che le professionalità vengano disperse nei settori dove queste professionalità contano di più, quindi dove c'è una ricerca di personale più difficile e dove è necessariamente complesso trovare personale più qualificato.
certificato. Dall'altra serve una forte attenzione sui salari e perché anche in questo mondo ci siano condizioni di lavoro adeguate e condizioni di lavoro rispettose. In Veneto, e chiudo, sì. Abbiamo avuto prova nelle ultime ore che forse qualche problemino lo abbiamo sul buon lavoro e sulle irregolarità all'interno di grandi aziende. Vista mi riferisco insomma, a Grafica Veneta. Esatto, Grafica Veneta, che gli arresti, l'inchiesta quindi sul caporalato. Quindi sono problematiche alle quali non ci possiamo sottrarre e che purtroppo esistono anche nel ricco nord-est. Visentì, il nostro telespettatore poneva anche un'altra questione che è dibattuta soprattutto nell'ultimo periodo, che è quella del Green Pass, fondamentalmente, nel senso chi non ha il Green Pass, chi non ha la vaccinazione, insomma non può entrare, come diceva lui, nei ristoranti. Questo lui dice non è giusto. Ne abbiamo anche discusso ampiamente con il sindaco proprio di Treviso nella prima parte di questa diretta. Qual è la vostra posizione? Ovviamente ci siamo perché ci sia una situazione di sicurezza diffusa e pertanto perché ci sia la sicurezza diffusa è bene che tutti, o almeno la maggior parte, salvo chi proprio non può per situazioni patologiche, per situazioni particolari, è bene che tutti facciano il vaccino. È chiaro che chi non fa il vaccino è come una persona che non può entrare in un posto dove rischia di prendersi una malattia e di essere, perché ovviamente è, come si dice, è soggetto a quel tipo di, di problema. Ora, rispetto a questo, noi consigliamo a tutti di fare il vaccino. E ovviamente siamo perché i posti di lavoro siano più, e anche i posti di villeggiatura, che per quanto ci riguarda sono anche posti di lavoro, siano i più certificati e i più siti, per cui si usi effettivamente il Green Pass. Ecco, stasera ci sarà una manifestazione, l'abbiamo detto prima, a Padova. Prima un'altra telefonata, poi torniamo su questo argomento, perché fra l'altro questo è uno degli argomenti più discussi. Buongiorno. Non la sentiamo? Buongiorno. Buongiorno, chiama da dove? Non la sentiamo. Pronto? Sì, la sento, da dove chiama? Sì. Pregazione. Deve abbassare il volume del televisore, se no non riusciamo a parlare. Aspetti un momentino perché sono commossa un po'. Posso richiamare? Certo. Posso richiamare, scusi. Assolutamente può richiamare quando vuole. Quindi continuiamo a parlare allora. Insomma, Visenti, della questione, insomma, stasera ci sarà una manifestazione dei Novax contro il Green Pass a Padova. Qualcuno insomma dice potrebbe esserci anche insomma qualche manifestazione anche via social, stanno facendo un po' un tam tam per arrivare anche in varie province. Una questione che è veramente dibattuta. Ripeto, per quanto ci riguarda ci deve essere un alto senso di responsabilità rispetto a una situazione che abbiamo imparato a conoscere ormai dall'anno scorso, dove ovviamente situazioni per debellarla al momento non ce ne sono, se non i vaccini. Con i vaccini abbiamo visto che effettivamente si sono ridotte i contagi, si sono ridotti anche la gravità della ricaduta per chi purtroppo prende la malattia, e pertanto noi crediamo che al di là delle libertà, che dopo mi piacerebbe capire quando finisce la libertà di questi signori e quando inizia quella mia di non correre il rischio di ammalarmi, no? Per cui noi riteniamo che sia
del tutto utile e ragionevole e soprattutto responsabile verso i più deboli il fatto di dover vaccinarsi. Ecco, tornando invece a parlare di turismo, che poi è collegato ovviamente al Green Pass, se qualcuno diceva nelle città d'arte ce n'è un po' meno, più nelle zone balneari, però insomma, come si diceva prima, l'apertura poi degli aeroporti ha incentivato insomma l'arrivo, abbiamo visto soprattutto anche di stranieri. Sì, questo sicuramente. Diciamo che in Italia ad oggi manca quel turismo internazionale che nelle città d'arte ovviamente segna maggiormente il numero di presenze. Sarà un turismo internazionale che nessuno potrà sapere con certezza quando effettivamente tornerà nel nostro paese. C'è una ripresa del turismo nazionale e del turismo diciamo interno ed è su questo segmento che ad oggi bisogna concentrarsi tenendo presente la discussione che c'è nel settore, che è quella che un po' provavo a riassumere prima, tra la questione salariale e la questione legata allo sblocco dei licenziamenti. Ora, mi permetto di aggiungere un'ulteriore cosa, e cioè che sarebbe opportuno utilizzare questi mesi e questo tempo anche per interrogarci sul modello precedente di turismo che soprattutto nella nostra regione aveva in realtà mostrato i propri limiti per alcuni motivi legati a un'eccessiva turistizzazione delle città, a una messa a rendita anche immobiliare che ha determinato cambiamenti molto profondi, cambiamenti urbanistici che abbiamo visto che in molti casi hanno soffocato le residenzialità e anche tolto e sottratto una certa identità ai centri storici delle nostre città. Quindi forse sarebbe opportuno che la politica e le forze sociali si interroghino anche su che tipo di turismo andare a sostenere nel prossimo periodo, perché il modello che avevamo prima della pandemia probabilmente alcuni limiti li aveva, alcuni limiti che poi inevitabilmente hanno ricadute anche sulla qualità dell'occupazione, sul numero di ore lavorate, su un certo sfruttamento che purtroppo c'è nel settore e su alcune problematiche che sono molto legate alla discussione che abbiamo oggi, perché se non troviamo effettivamente lavoratori disposti a lavorare nel settore, probabilmente qualche problema esisteva anche prima della pandemia e gli elementi e le politiche messe in campo dal governo a sostegno dei redditi e a sostegno degli ammortizzatori sociali hanno fatto vedere come effettivamente i problemi sono molto più profondi rispetto a quelli che pensavano, a quelli che si immaginava un certo tipo di classe imprenditoriale prima. Quindi serve ripensare anche un modello turismo nella nostra regione e sul nostro territorio. Ecco, si parla di un modello quindi diverso. Il comparto turistico, lo sappiamo, è il comparto che ha sofferto maggiormente in questi due anni di pandemia. Secondo voi che tipo di modello si potrebbe attuare per il Veneto? Beh, sicuramente bisogna incentivare percorsi di turismo diversi, molto focalizzati sul recupero ambientale e molto legati a un ragionamento di filiera, cioè meno turismo stagionale in alcune fasce dell'anno e un turismo diffuso che cerchi per esempio di tenere insieme pezzi di attività sociosanitaria, come in parte ha fatto l'Emilia Romagna con il proprio sistema termale. Il nostro per esempio è un sistema termale a forte vocazione turistica e che ha abbandonato i percorsi invece sanitari che potevano portare presenze durante tutto il corso dell'anno e non solo in una determinata stagione. Serve anche effettivamente provare a capire come rimettere in discussione per esempio alcune grandi costruzioni, alcuni centri congressi che sono stati edificati nel corso degli ultimi anni per meeting che non sapremo se verranno più tenuti o in che forma verranno tenuti. Quindi sicuramente nel piano regionale per il turismo dovrà esserci un turismo diverso, più legato alle questioni ambientali e all'offerta ambientale che ha il nostro territorio e molto più legato al mantenimento di presenze durante tutto il corso dell'anno e non solo durante la stagione estiva o la stagione invernale. Ricordiamo poi che scelte di questo tipo hanno ricadute anche sull'occupazione di chi lavora nel settore, perché tra lavorare 12 mesi e lavorarne 6 c'è sicuramente una bella differenza in termini di reddito, di accesso
accesso agli ammortizzatori sociali di salario, perché si prende lo stipendio 12 mesi e non solo 6. Quindi serve ragionare di più di integrazione della filiera. In questo senso le opere pubbliche sono fondamentali, gli aeroporti in particolare, ma non solo, anche le stazioni e anche l'incentivazione del trasporto pubblico locale, e ci auguriamo che la pandemia qualcosa ci abbia insegnato su questo settore e che invece non ci troviamo tra un anno o tra un anno e mezzo a rincorrere peggiorati gli stessi problemi di prima, perché sarebbe un problema per i cittadini e per i lavoratori. Ecco, Visentini, si potrebbe fare qualcosa di più dal punto di vista del governo? Cosa potrebbe fare? In parte lo stavo dicendo anche Alberto adesso, una pianificazione più attenta non sfruttare le poche o le risorse già conosciute, ma magari mettere a disposizione anche altre realtà, altre risorse, incentivare ad esempio un turismo che non sia soltanto quello della costa, ma che valorizzi anche l'entroterra, un turismo che si connetta con una visione più rispettosa dell'ambiente, magari anche un turismo di ricerca, di studio. Per cui, insomma, proposte ovviamente noi ne abbiamo. È ovvio che ci sono anche adesso, come si dice, le opportunità, perché stanno arrivando anche una grande quantità di risorse anche economiche da parte dell'Europa, e pertanto sarebbe utile che ci si mettesse a un tavolo e si iniziasse a pianificare seriamente il futuro del nostro territorio. Ecco, l'assessore regionale Caner diceva che appunto uno dei settori, insomma, turistici che più sta risentendo è quello, proprio come si parlava prima, del turismo congressuale, diciamo, tutti i grandi, ad esempio qua nella Marca, tutti i grandi hotel che prima erano abituati ad avere meeting, adesso con la pandemia è cambiato anche il sistema, nel senso che si collegano via Skype o come stiamo facendo noi adesso o con i social, per cui i grossi meeting che prima si facevano adesso non ci sono più, e probabilmente questo sarà anche un po' un cambiamento che rimarrà nel futuro. Sì, probabilmente sì, e devo dire che anche come sindacato siamo stati nell'ultimo anno impegnati in qualche caso, pur dentro il contesto del blocco dei licenziamenti, a governare crisi di alcune aziende del settore che hanno deciso improvvisamente di chiudere. Scelte che tra l'altro abbiamo considerato essere sbagliate proprio per la presenza di ammortizzatori sociali e perché immaginiamo che per il mantenimento dell'occupazione ci debbano essere percorsi medio-lunghi di formazione e di rioccupazione dello stesso personale impiegato. Sicuramente quel tipo di turismo probabilmente nel corso dei prossimi anni verrà meno o comunque avrà un impatto diverso in termini numerici, però dall'altra potrebbero contemporaneamente emergere necessità diverse e bisogni diversi da organizzare in grandi spazi. Penso per esempio a un tema che è molto poco discusso e che andrebbe fortemente invece incentivato, che è quello dell'accesso alle strutture scolastiche e all'istruzione, perché dopo 2 anni di didattica a distanza inevitabilmente qualche problema rischia di prodursi a lungo termine. Abbiamo visto invece quanto sono importanti da un punto di vista pedagogico le lezioni in presenza, quindi una riconversione di quelle strutture può esserci e crediamo che sia importante, tenendo presente sempre un obiettivo, cioè quello per cui dentro una ripresa e dentro l'appuntamento con il PNRR e i piani di ripresa europei dovremo anche porci il problema di non costruire con la stessa rapacità che purtroppo alcune strutture nel nostro territorio evidenziano, cioè garantire un consumo di suolo limitato e garantire un impatto ambientale meno pesante possibile, perché poi le questioni sono molto collegate l'una all'altra, quindi serve riconvertire questi spazi, nuove necessità dovrebbero emergere ed emergeranno sicuramente, certo. Pensiamo che possono essere messi a disposizione eventualmente per questo. Si cambierà completamente anche a livello appunto turistico, si cambierà quello che era stato insomma il punto di vista
prima della pandemia, un po' in tutti i settori, però in quello turistico maggiormente. Insomma, abbiamo visto, abbiamo parlato anche con l'assessore regionale, diceva che bisognerà ripensare davvero a tante cose. Qualcosa sta facendo la regione, secondo lei, secondo voi dovrebbe fare di più la regione? Ma la regione e il governo dovrebbero fare di più nella direzione di garantire l'accesso a una pianificazione molto strutturata e pluriennale di queste politiche. La politica sul turismo ne rincorre e ne determina altre, dalle politiche urbanistiche alle politiche di accesso alle città, alla fondamentale politica delle infrastrutture, quindi su questo serve un coordinamento, un dibattito che purtroppo spiace registrare che né sul piano nazionale, il PNRR, e né su iniziative della regione ad oggi c'è stato, quindi immaginiamo che possa essere l'occasione per riaprire un dibattito che ad oggi non registriamo. Ecco, qualcuno diceva, Visentin, che insomma la mancanza, diciamo, di insomma un turismo un po' più importante era anche dovuto al fatto che fino a poco fa non c'erano delle regole ben chiare, non ci sono neanche adesso in realtà, però insomma diciamo prima proprio non c'erano e per cui i turisti tendevano insomma a non arrivare, ma nemmeno insomma gli italiani, insomma questo maggiormente gli italiani insomma di andare all'estero. Sì, beh, ora è chiaro che tutto parte dal tipo di offerta che si propone. È ovvio che fino a qualche tempo fa, qualche mese fa, l'incertezza anche sull'andamento del Covid non ha potuto fare grossa programmazione, soprattutto da parte delle famiglie, di chi deve programmare magari i viaggi, le ferie, eccetera, ma anche gli spostamenti stessi tra il paese di origine e il paese dove magari si vive e si lavora. E questo è un aspetto che probabilmente si assorbirà con il passare del tempo e con la possibilità di circolare sempre più in sicurezza. L'altro aspetto appunto è cogliere l'occasione per provare a mettere sul piatto una proposta turistica che sia più variegata, che abbracci anche in maniera più diffusa tutto il territorio e soprattutto che non dia la sensazione di essere un turismo che da una parte diventa mordi e fuggi perché non si può permettere qualcosa di più e dall'altra che trova una parte di albergatori che purtroppo non aspettano altro che darti l'ultima ammazzata. Allora, rispetto a questo è chiaro che ci debbono essere delle regole, delle normative, ci devono essere anche dei controlli, ma soprattutto, ripeto, una offerta pianificata dove ci possa essere una voglia di ritornare nei nostri luoghi. Secondo voi quanto tempo, se possibile, ci vorrà per far tornare un po' il comparto che comunque ancora insomma non è, è ancora in sofferenza, non come prima della pandemia, ma insomma ad una situazione sicuramente migliore di quella di oggi? Beh, la domanda va rivolta rispetto ai mezzi e alle possibilità di arrivo dei flussi turistici. Ad oggi gli analisti aeroportuali ci dicono che i dati del 2019, che è stato un anno molto positivo per il trasporto aereo, potranno essere recuperati o raggiunti nel 2024. Devo dire che noi negli ultimi mesi però abbiamo osservato come in realtà la ripresa dei flussi in entrata ci sia e che effettivamente le nostre strutture, le nostre opere pubbliche stanno lavorando in questo senso insieme ai lavoratori degli aeroporti. Bisognerà ovviamente capire quanto i flussi internazionali potranno essere riaperti nel corso dei prossimi mesi o dei prossimi anni, perché se non c'è un equilibrio globale, il nostro turismo, che è un turismo che vive di brand fortemente internazionali,
internazionali come certo. Venezia o come anche penso ai riconoscimenti recenti dell'UNESCO sia per le colline del Prosecco sia per la città di Padova dell'altro giorno potranno insomma di nuovo essere accessibili da parte di tutti, quindi servirà paradossalmente un punto di equilibrio globale per avere gli stessi flussi di prima o per fare delle analisi. Analisi concrete non ci possono essere perché contemporaneamente invece assistiamo a flussi che sono sempre più nazionali o sempre più locali, perché può capitare che invece ci siano le stesse presenze di prima a Venezia però legate a cittadini italiani o cittadini veneti che riscoprono anche le loro città, quindi dati precisi sarà difficile averli, bisognerà vedere ovviamente come andrà il prossimo autunno e l'andamento del piano globale, del piano vaccinale su scala globale. Il Green Pass sarà fondamentale per insomma, evitare di tornare indietro. Sì, il Green Pass è fondamentale insieme al mantenimento delle precauzioni che la pandemia ci ha insegnato come fondamentali per evitare il contagio, quindi il distanziamento e l'utilizzo dei dispositivi di protezione. Oltre al Green Pass servirà un forte coinvolgimento, una forte tenuta del piano vaccinale nel suo complesso, perché è ovvio che se permangono sacche critiche o sacche scettiche di popolazione che non si sottopongono al vaccino, poi il rischio di una ricaduta sia sociale che economica nel corso del prossimo periodo esiste tutto, perché abbiamo visto come il problema di questo virus da un punto di vista organizzativo sia l'impatto sul sistema sanitario, quindi certo. Finché non verrà meno la forza con cui poi si riverbera sui nostri ospedali è difficile immaginare di poter riaprire le attività economiche e le attività sociali come prima. Di sicuro, mi passi questa battuta, è molto meglio un utilizzo diffuso del Green Pass piuttosto che tornare al coprifuoco, perché questa le scelte sono alternative. Questa è la battuta che ci ha fatto il sindaco di Treviso prima, ecco. Quindi certo, questa è sicuramente anche perché lo ricordiamo che purtroppo molti imprenditori hanno dovuto chiudere e non hanno proprio più riaperto anche imprenditori turistici, quindi insomma una situazione che è veramente difficilissima, che si sta cercando di superare ma non con facilità. Prima abbiamo parlato di una delle inchieste più grosse e quindi vorrei un commento anche da voi sull'inchiesta, l'indagine sul caporalato che ha coinvolto la ditta grafica veneta. Se mi permette possiamo mandare in onda un attimo il servizio e poi lo commentiamo insieme, perché questa è una delle questioni che sta facendo veramente che forse da un certo punto di vista anche molto stupito, anche se magari dai sindacati dice no, non c'è niente da stupirsi, in realtà ha molto stupito che nel Veneto ci possa essere una situazione come quella che adesso vi facciamo vedere e poi che commentiamo. Quindi servizio. Un lavoratore pakistano è venuto appunto all'ufficio avvertenze, il quale ha raccontato la storia lavorativa e anche di soprusi che viveva nel suo posto di lavoro. Da un lavoratore poi ne sono arrivati altri 10, quindi per un totale di 11 lavoratori pakistani, dipendenti di una cooperativa con sede nel Trentino. Il coraggio di una sola persona che si è rivolta al sindacato, prima a Cittadella e Metalmeccanici, per finire poi nella storica sede della CISL di Via del Carmine a Padova. Un racconto, seguito da quello di altri 10 compagni, che è iniziato a scoperchiare il vaso. E noi abbiamo constatato che lavoravano 12 ore al giorno, 7 giorni su 7, e quindi magari non gli veniva data pagata la tredicesima, quindi c'erano delle problematicità di quanto riguarda l'applicazione del contratto. L'indagine dei carabinieri parte di lì a poco, dopo il pestaggio a cui i ribelli vengono sottoposti nel corso di una vera e propria spedizione punitiva. Botte fino quasi all'incoscienza a questi 11 uomini inermi che vengono poi legati e abbandonati per strada. Doveva essere un messaggio chiaro per tutti. È stato il via a mesi di controlli, appostamenti, intercettazioni da parte dei carabinieri che hanno portato agli arresti e alle perquisizioni del 26 luglio, a 14 mesi esatti dal ritrovamento di questi uomini lungo la strada. Non un caso isolato, spiega il sindacalista. Il problema è che la quasi totalità riguardano lavoratori stranieri che magari non sanno come muoversi, non sanno cosa fare, come reagire.
chi è più smaliziato, uso questo termine, viene, va dal sindacato o va dagli organi preposti di polizia o dai carabinieri. Però veramente, veramente difficile scoperchiare il caporalato. Sulle criticità legate agli appalti punta il dito anche la CGIL del Veneto, che definisce le esternalizzazioni un sistema malato. Gli fa eco Assindustria, che ripropone il tema del costo del lavoro. È un fenomeno di per sé da debellare e quindi bisogna passare attraverso la consapevolezza da parte delle associazioni e dei sindacati, che forse vale la pena di ripensare anche i contratti collettivi, riducendo per alcuni settori il cuneo fiscale e fare maggiori controlli. Visentin, insomma, una situazione che non... grave, lo possiamo dire, è un'indagine che continua, che fa il suo corso, insomma, che si pensava, insomma, che nel Veneto, nel nostro territorio, insomma, situazioni così proprio paradossali non ci fossero. Beh, oddio, non è assolutamente vero, perlomeno noi non lo pensiamo, perché abbiamo denunciato in più occasioni situazioni di questo tipo. Non ultima, ad esempio, il blitz che i carabinieri hanno fatto a Cesalto qualche mese fa con dei lavoratori che venivano sfruttati sui campi del nostro territorio, o con quelli che venivano raccolti sempre dai soliti furgoni all'alba, alla mattina, davanti alle caserme, e che andavano a lavorare nei nostri vigneti e venivano pagati qualche euro all'ora, qualche, nel senso che non si arrivava sopra i 3 euro, o come quelli che sono stati trovati a Castelfranco Veneto un paio d'anni fa a raccogliere il radicchio a 2,50 euro all'ora. Per cui, insomma, il tema è un tema che è piuttosto diffuso e non è il costo del lavoro, perché se vuol dire abbassare il costo del lavoro vuol dire pagare la gente a 2,50 euro, 3 euro all'ora, allora probabilmente non ci siamo. Io credo invece che vada smontata tutta la filiera degli appalti e dei subappalti, dove si nascondono questi fenomeni, che sono fenomeni criminali e che vengono in qualche maniera legittimati dalla catena degli appalti, perché tutte queste figure sono figure che stavano lavorando per cooperative, anche qua non si capisce bene il tipo di cooperativa, che prende un lavoro in subappalto da una ditta, e questa ditta stranamente dice sempre di non saperne nulla, non sa chi sono i lavoratori che entrano nei propri campi, non sa chi sono quelli che entrano nei cantieri, non sa chi entra nelle fabbriche, o addirittura non si sa chi sono quei signori che acquistano dai laboratori dei cinesi, che ogni 3x2 li ritroviamo sui giornali, e anche questi sono ovviamente in condizioni precarie, disperate e sfruttati. Ecco, questo è un tema invece che è proprio dentro alla nostra economia e dentro al nostro sistema di Veneto, che pensa di avere le mani pulite e invece ha soltanto gli occhi chiusi. Irene Alberto, la pandemia non ha accentuato questo tipo di problematica? No, la pandemia probabilmente l'ha accentuato e l'ha reso maggiormente visibile. Sono fenomeni molto legati ad alcuni settori in cui le aziende decidono di esternalizzare e affidare a terzi un pezzo del proprio ciclo produttivo. Penso in particolar modo alla logistica e penso in parte a queste lavorazioni che questa azienda e questa cooperativa garantiva dentro Grafica Veneta, come dentro altre aziende del settore. Come diceva prima Visentin, serve assolutamente contingentare il numero di appalti che le aziende possono fare, e serve una riflessione
forte sul perché questi appalti vengono utilizzati, perché c'è una forte contraddizione quando alcune associazioni di categoria si lamentano per esempio della mancanza di personale e dall'altro il fatto che emergano situazioni di forte illegalità nel mondo degli appalti e dei subappalti, perché i lavoratori sono disponibili a prestare la propria opera in condizioni di buon lavoro, di legalità, di rispetto dei contratti nazionali e nel momento in cui ci sono buone possibilità da un punto di vista salariale. Se queste condizioni non ci sono, è ovvio che per un lavoratore che cercherà un'altra soluzione per potersi garantire uno stipendio o un salario. Quindi c'è questa contraddizione ed è una contraddizione che si smonta ragionando sul buon lavoro e sulle garanzie per tutti e non invece sulla riduzione del costo del lavoro, che in parte può voler dire o riduzione della fiscalità, però allora qualcuno mi deve spiegare come si mantengono e come si mandano avanti i servizi pubblici che abbiamo visto essere fondamentali nella pandemia, perché se c'è la possibilità di avere un servizio sanitario pubblico e universale come in Italia è perché la popolazione e soprattutto i lavoratori dipendenti pagano le tasse, e i servizi come la scuola, come i trasporti e come ciò che ci consente di avere una convivenza civile. Dall'altra parte invece ridurre il costo del lavoro in assenza di un ragionamento sulla fiscalità di questo tipo può voler dire semplicemente abbassare i contratti collettivi nazionali o ricorrere ad esternalizzazioni o appalti. Non ci sono strade alternative, non ci sono strade che vanno distante da un ragionamento su garanzie piene in ambito lavorativo e un ragionamento forte su come garantiamo i servizi pubblici, perché anch'io e neanche la CGIL è stata d'accordo sul rivedere l'impostazione fiscale che esiste nel nostro paese, dove effettivamente c'è una tassazione alta per i redditi dipendenti e soprattutto per alcune aliquote fiscali specifiche, cioè per chi si trova in una condizione tra il 23 e il 27%, però dobbiamo metterci d'accordo su un punto, cioè che se riduciamo progressivamente la pressione fiscale, contemporaneamente dobbiamo dirci dove andare a prendere le risorse per mantenere il paese. Noi abbiamo una proposta molto seria in campo, che è quella di andare a toccare i grandi patrimoni e raggiungere effettivamente un accordo concreto sulla tassazione delle multinazionali, perché contemporaneamente anche nella filiera della logistica ci sono grandi aziende che ricorrono ad esternalizzazioni e non pagano nemmeno le tasse, quindi un ragionamento va fatto e in qualche modo la soluzione non può essere quella di peggiorare le condizioni di lavoro dei lavoratori. Adesso mi viene quindi la domanda, G20 a Venezia, che ha lavorato proprio sulle multinazionali? Beh, intanto si è raggiunto un primo passo, che è quello di darsi una prospettiva comune a livello mondiale, a livello globale, per la tassazione dei grandi patrimoni. Dal raggiungimento di un'intesa auspichiamo che velocemente si raggiunga invece un'esigibilità piena dei capitali, perché la pandemia ce l'ha dimostrato, che c'è una forte questione legata alla concentrazione della ricchezza, e se abbiamo aziende che per numero di lavoratori e per ricchezza accumulata ormai pesano politicamente più di alcuni stati, dobbiamo porci il tema di come ridistribuire quella ricchezza. C'è chi ci ha spiegato che bisognava farlo negli ultimi 20 anni abbassando il costo del lavoro, noi diciamo che non siamo assolutamente disponibili a questa discussione, ma invece forse dovremmo capire come ridistribuire i capitali che si sono concentrati anche sulle spalle di chi ha lavorato nel corso degli ultimi 20 anni o da quando effettivamente la politica ha permesso che ci potessero essere aggregazioni simili a livello aziendale. Ecco, tornando a parlare anche di turismo, abbiamo sentito anche vari sindaci delle zone balneari venete, insomma dicevano numeri buoni e soprattutto Visentin per insomma agosto, settembre, insomma un pienone come prenotazioni, un po' meno, insomma un po' più in sofferenza invece le città d'arte. Anche le zone termali, insomma, sono ancora in stand by, mancano turisti, soprattutto stranieri, perché vivevano anche di turismo straniero, però insomma si sta muovendo qualcosa anche da quella parte. Sì, lo dicevamo anche prima, ovviamente ci sono realtà, ci sono luoghi dove non serve tanta pubblicità, perché è chiaro che già di suo sono luoghi che hanno capacità attrattiva o per la collocazione o per come dire la essere famosi, come dire, non serve far tanta promozione. Il
tema vero è che noi dovremmo riuscire a magari far circolare di più il turismo anche in altre realtà, nelle città d'arte che hanno avuto una battuta di arresto sostanzialmente per quanto riguarda come dire, l'affacciarsi del Covid, ma anche nel nostro territorio, quello come dire, sì insignito dall'UNESCO, ma anche come dire, il resto del territorio che sta offrendo e che può offrire invece come dire, una disponibilità, un'offerta turistica comunque avanzata, è ovvio che qua il lavoro di, come dire, di promozione deve essere un lavoro continuo, costante e soprattutto innovativo. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità e poi torniamo in studio, ovviamente ai telespettatori se vogliono chiamare il numero in sovraimpressione per fare insomma domande ai due ospiti. Pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio, sempre in diretta con la CGIL, e volevo fare una domanda perché ho visto oggi la notizia della Confartigianato Veneto a Visentin che dice boom di pratiche in Veneto per il super bonus che ha registrato un più 122% ed un ammontare a detrazione di più 160% in due mesi. Credo sia una notizia positiva, anche perché l'edilizia è sempre stato uno dei settori anticiclici, nel senso che è in condizioni di mettere in moto tutta quanta una serie di altri settori che dipendono dall'edilizia, soprattutto perché questo tipo di legge è una legge che permette di recuperare e ristrutturare il patrimonio già esistente e non mangia ancora territorio e suolo, come fu ad esempio la Tremonti bis con i capannoni. Per cui qua questa volta le risorse, i contributi da parte dello Stato arrivano per recuperare già il costruito e per metterlo in qualche maniera a norma, ma soprattutto per ammodernare con il risparmio energetico le strutture. Per cui credo sia importante e utile. E c'è un aspetto che siamo ancora in forte ritardo, che è quello legato a il resto della filiera, perché il rischio è che noi costruiamo meglio, recuperiamo le vecchie abitazioni, utilizziamo dei prodotti innovativi e che siano all'avanguardia, però la filiera è talmente lunga che i prodotti vengono costruiti e prodotti appunto all'estero, per cui facendo la ricchezza di altre realtà, della Germania piuttosto che della Cina, certo, eccetera. Per cui ecco, se da una parte la colgo positivamente, dall'altra bisognerebbe anche qua incentivare quella parte di mercato che è in filiera con le costruzioni e che ancora si approvvigiona verso l'estero. Però la Confartigianato dice, insomma, ed è uno degli aspetti che abbiamo, insomma, si denunciavano ancora anche con tramite voi, che c'è, manca la proroga al 2023 e quindi bisognerà attendere la legge di bilancio. La legge di bilancio, ci auguriamo che appunto ci sia questa proroga nella legge di bilancio, anzi credo sia oltremodo necessario che venga prorogato anche per gli impegni che si sono presi, perché credo che si sarà in grado di evadere tutta la richiesta che sta arrivando in poco tempo, entro il 2022, per cui necessariamente dovrebbe essere
prorogata anche nel 2023. Ripeto, non perdiamo l'occasione di, come dire, di provare a recuperare anche tutto quanto viene messo in movimento con questa legge, insomma, che non muova soltanto l'edilizia, ma che magari faccia fare, come dire, un salto in qualità anche a chi produce i pannelli solari, anche a chi produce il cappotto, anche a chi, come dire, produce le caldaie, eccetera, eccetera. E tornando anche sul piano turistico, come sindacato intendete fare qualcosa, chiedere comunque un tavolo al governo, discutere già, insomma la discussione è già iniziata, ma per concretizzare? Sì, ci sono state diverse richieste d'incontro, a partire da una discussione che bisognerà fare su una contraddizione che purtroppo emerge nell'ultimo atto del governo, cioè l'accessibilità solo con il Green Pass nei pubblici esercizi, e bisognerà capire ovviamente quali regole adottare, sia adottare regole anche per il personale che lavora all'interno di queste strutture. Che comporterebbe un'ulteriore problematica poi. Sì, che comporta, esatto, problematiche che ovviamente vanno gestite. E, oltre questo, ci sono alcune questioni rilevanti sul tavolo, perché per esempio quest'anno scade il contratto collettivo nazionale del settore del turismo, che coinvolge diversi milioni di operatori e diversi milioni di lavoratori che negli ultimi due anni sono stati in condizione economica molto difficile, complice le chiusure, complice la mancanza di flussi turistici, quindi quello è un appuntamento che ovviamente sarà determinante per capire quali saranno le impostazioni nel prossimo futuro. E poi necessariamente vorremmo provare a ragionare di un'apertura di un tavolo per quanto riguarda il turismo regionale. C'è un tavolo che sul piano strategico del turismo e su alcuni fondi europei che sono stati messi in campo da parte della Comunità Europea per il mantenimento dell'occupazione, su questi vorremmo provare a dire la nostra. Che cosa vi aspettate? Beh, ci aspettiamo, come dicevo prima, che ci possa essere un patto molto serio sull'occupazione che tenga insieme sia prospettive di rioccupazione e mantenimento del posto di lavoro per quanti si trovano in una condizione di difficoltà nelle grandi strutture, come dicevo inizialmente, ma dall'altra ci aspettiamo che comunque si attivino anche processi virtuosi di selezione del personale, tenendo presente il massimo rispetto dei contratti collettivi nazionali, della legge e di orari e di norme sulla sicurezza sul lavoro. Quindi questo è ciò che ci aspettiamo nel prossimo periodo. Purtroppo dobbiamo registrare che a fronte di tante discussioni sulla mancanza di manodopera, poi alla fine, quando c'è da andare al punto concreto, e cioè ragionare su alzare i salari e combattere il lavoro nero ed evasione fiscale, purtroppo a volte le organizzazioni sindacali si trovano un po' isolate, perché dall'altra anche le organizzazioni datoriali non vogliono mettere paletti così stringenti ai loro associati o porre sul piatto soluzioni che inevitabilmente portano, in assenza di un contesto e di una cornice nazionale, ad alzare i salari. Ecco, per questo caso la soluzione quale potrebbe essere? Perché sembra un po' un cane che si morde la coda. La soluzione deve essere necessariamente partire dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali e alzare dove possibile i salari, dove e manca l'occupazione. E già questo è difficile, vista la risposta. E questo è già molto difficile, ma necessario, altrimenti certo, sarà un problema che ci porteremo certo dietro nel corso dei prossimi anni, da un lato. E dall'altro bisogna ragionare su interventi legislativi nel settore o nei settori dove più c'è una condizione di elusione o dove ci sono irregolarità che registriamo. Accanto a questo, mi faccio dire un'ultima cosa, bisogna ragionare anche di sicurezza sul lavoro, perché nella nostra provincia purtroppo i decessi stanno aumentando anche sì, in controtendenza rispetto al resto d'Italia sì, e anche in controtendenza rispetto al dato del Veneto, probabilmente perché molte attività stanno forzando sui volumi per cercare di riprendere i dati pre-pandemia. Questo non può avvenire a discapito di condizioni a discapito delle condizioni di sicurezza dei lavoratori. Quindi per questo, tra l'altro, saremo in piazza venerdì dalle 17 di fronte alla prefettura di Treviso, e per questo chiediamo che
la regione investa su il mantenimento degli organici degli ispettori, che sono ispettori sia sulle condizioni legate alla sicurezza, quindi agli spisala, chi fa interventi di questo tipo, sia che vengano rafforzati anche in un sistema misto di collaborazione con le organizzazioni sindacali, chi effettivamente va a fare ispezioni nelle aziende sul di contrasto al lavoro nero e alle irregolarità, perché questo è un problema che in Veneto esiste, e sottovalutarlo o dire che si fanno, cioè che chi lo pone sul piatto in realtà vuole sminuire un certo tipo di immagine che il Veneto ha a livello nazionale e a livello internazionale, è profondamente sbagliato e non risolve i problemi. Ecco, quindi venerdì scenderete in piazza, insomma in piazza davanti alla prefettura, e chiederete cosa? Fra l'altro, una cosa volevo chiedere, parlavamo degli incidenti e degli infortuni sul lavoro. Qualche passo avanti era stato fatto a livello proprio di, insomma, di tutela, ecco, dei lavoratori. Allora, venerdì insieme a CISL e UIL saremo fuori dalla in piazzetta Aldo Moro a Treviso, quindi nell'ambito di Piazza dei Signori, per dire che non vogliamo che la ripresa si trasformi in una conta dei morti sui posti di lavoro, perché purtroppo di questo in alcuni settori si parla concretamente di questo. Ci sono dati allarmanti sull'abbassamento dell'età demografica dei decessi sui posti di lavoro. A Treviso sono morti in poche settimane due ragazzi di 23-24 anni, uno a Montebelluna e l'altro giorno a Nervesa della Battaglia. Quindi serve investire in formazione sulla sicurezza, e serve soprattutto che ci sia un rafforzamento degli organici destinati a fare controlli nelle aziende, soprattutto nelle aziende dove i rischi ovviamente sono più alti e dove sappiamo benissimo che a fronte del Covid e a fronte della pandemia i ritmi lavorativi sono stati rallentati, e adesso c'è una ripresa affannosa e una ripresa molto frettolosa, con richieste che ovviamente provano a colmare i ritardi accumulati in questo anno e mezzo. Questo tipo di mentalità e questo tipo di atteggiamento che esiste rischia di produrre danni molto seri. Quindi un investimento che noi riteniamo fondamentale è quello sugli organici e sul mantenimento di un pool di ispettori dello SPISAL che possano girare per i posti di lavoro e fare le ispezioni, vedendo effettivamente cosa sta succedendo. Secondo lei sono calati, mi scusi, i controlli nell'ultimo periodo? Sì, i controlli sono sicuramente calati, sia da un punto di vista quantitativo, anche nella gestione dei protocolli Covid, ma soprattutto da un punto di vista qualitativo. Servono forze e serve occupazione per garantire l'occupazione e per garantire la sicurezza dei lavoratori sui posti di lavoro. Questo è essenziale, perché altrimenti avremo una ripresa che, come parole d'ordine, avrà meno sicurezza, meno salari, meno diritti, e sicuramente non produce né ricadute positive sul territorio, né ricchezza, né una ripresa dei consumi generalizzata, ma probabilmente atteggiamenti invece a spot rispetto ad alcuni settori che vanno bene ed altri invece molto negativi. Quindi serve che questo elemento sia fondamentale, che sia al centro della discussione sul prossimo futuro. Noi siamo arrivati quasi al termine. Visentin, solo una domanda, un altro fronte questo sul quale il sindacato si sta battendo? Quello della sicurezza sui luoghi del lavoro è il fronte, che è chiaro soprattutto qua a Treviso che ormai la situazione è diventata intollerabile. Noi il 24 di maggio abbiamo fatto in piazza Rinaldi a Treviso un'assemblea con tutti i delegati RLS e RLSP, e abbiamo sottoscritto un protocollo che abbiamo presentato anche al prefetto, e abbiamo messo a disposizione delle associazioni di categoria, dove appunto chiedevamo attraverso, come dire, proprio il prefetto un rimpinguamento delle forze che devono andare a fare le ispezioni nei luoghi di lavoro, ma anche chiediamo che venga fatta una formazione adeguata a tutti i lavoratori e che sia certificata e che sia tracciabile, perché in alcuni casi crediamo che questa formazione venga saltata a pie pari, venga messo soltanto il timbro sul foglio dove si dice che è stata fatta la formazione. E l'altro aspetto è che bisogna fare un salto culturale tutti quanti.
Nel senso che noi pensiamo che il problema della sicurezza sui luoghi di lavoro non possa essere soltanto del sindacato e dei lavoratori, ma deve essere un problema di tutti, anche delle imprese, e debba venire prima del fatturato, prima del profitto e certo, prima come dire, della produzione. Pertanto noi invitiamo tutti quanti, ma anche le imprese e anche le associazioni di categoria, a essere in piazza con noi per provare a cambiare il registro una volta. Grazie davvero, grazie a Mauro Visentin per essere stato con noi in collegamento e grazie ad Alberto Irone per essere stato con noi e aver insomma, parlato di turismo, ma non solo, tanti insomma, gli aspetti, tanti fronti sul quale il sindacato si sta battendo. Grazie davvero. Grazie a voi. Grazie, e noi siamo quindi al termine, grazie davvero per averci seguito, arrivederci.